Buongiorno a tutte e tutti, buon primo maggio, ben ritrovate, ben ritrovati in questa seconda edizione di Mondo Nuovo. Abbiamo organizzato e promosso questo evento in collaborazione con Arci Torino. Noi siamo Comunet Officine Corsare, la comune di UREC e il Cinema Maffei. Buongiorno a tutte e tutti. Ci ospita in questa favolosa sala. Abbiamo già omaggio con una e scusate, avevo un ritorno, perdonatemi, che ci ospita, come dicevo, in questa favolosa sala che preciso e non è aperta al pubblico e ci accoglie in forma privata. Cosa abbiamo perso, cosa abbiamo perduto e cosa abbiamo conquistato in quest'anno di pandemia? È la domanda che ci siamo posti guardandoci indietro e cercando di risponderci con ottimismo. Devo dire che però la sensazione istintiva è stata quella di risponderci che abbiamo perso tutto, cioè abbiamo perso intanto tantissimi posti di lavoro, ma la verità è che non abbiamo perso solo, e permettetemi tra virgolette di dire solo questo, la verità è che oggi dobbiamo constatare che il problema non sia solo l'assenza di lavoro, ma l'assenza di lavoro dignitoso. Cioè, dobbiamo dirci con chiarezza che, e questo non dipende solo dalla pandemia, abbiamo subito negli ultimi anni un progressivo smantellamento del welfare, delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori. Abbiamo anche permesso delle forme di lavoro assimilabili allo sfruttamento, tant'è che oggi ci ritroviamo con rapporti di lavoro nei quali la retribuzione non è una retribuzione che rispetti i parametri di sufficienza e proporzionalità, quindi sì, il lavoro c'è, ma non è un lavoro, è un lavoro povero. Non abbiamo delle adeguate tutele rispetto alla stabilità contrattuale, non abbiamo delle adeguate tutele di protezione dal punto di vista antinfortunistico. E quindi questo ovviamente dopo un anno di pandemia questi rapporti di lavoro non possono che essere peggiorati, se non addirittura a causa dell'appunto della scarsa stabilità contrattuale non possono che essere addirittura terminati. E qui si pone poi un altro problema che forse è fin peggio, cioè l'inadeguatezza dello Stato a farsi carico materialmente, a supportare materialmente i lavoratori e le lavoratrici che escono dal mondo del lavoro attraverso un adeguato sistema di ammortizzatori sociali. E quindi quello che abbiamo perduto è tanto, ma in questi anni. Però c'è un dato incoraggiante che vorrei condividere con voi, che è anche un po' alla base della motivazione che ci ha spinto a riorganizzare questa edizione di Maggio Nuovo 2021, e cioè che le lavoratrici e i lavoratori si sono di nuovo uniti, hanno ripreso a rivendicare collettivamente i propri diritti. Ad esempio, tra il 22 e il 26 marzo ci sono stati degli scioperi di portata storica nel settore della logistica, così come nel settore dello spettacolo, che finalmente ha trovato, forse per la prima volta, un'unità che non aveva mai avuto prima. E sentirete la testimonianza diretta dei lavoratori nei comizi che seguiranno, che ci accompagneranno in questa mattina. E pensiamo che sia importante ripartire da qui, perché forse, almeno per noi organizzatori, la soluzione sta nel progettare insieme dei percorsi di cambiamento, avviare dei percorsi collettivi. E dobbiamo vigilare sui diritti, è fondamentale che facciamo nostre le battaglie contro la povertà e lo sfruttamento, non in senso retorico, ma attraverso una riprogettazione e un ripensamento del mondo, perché solo se combattiamo il lavoro povero e lo sfruttamento possiamo sentirci davvero tutti al sicuro.
Quindi direi che è arrivato il momento di dare ufficialmente il via alla nostra mattinata di comizi digitali. Il programma degli interventi è ricco, vi invito a rimanere connessi. Adesso do la parola a Leonard Mazzone, il presidente di Officine Corsare, di Comunet Officine Corsare. Sono in diretta dal presidio di Piazza Vittorio. Piazza Vittorio, che è il luogo da cui storicamente parte il corteo del primo maggio a Torino. Vai Leonard. 1, 2, 3, via. Buongiorno a tutte e tutti. Buon primo maggio. Quest'anno abbiamo scelto di ripartire con Mondo Nuovo da questa piazza, Piazza Vittorio, da dove ogni anno parte il corteo del primo maggio con una piccola delegazione di Comunet Officine Corsare. La nostra presenza fisica qui oggi, con le debite distanze, non è soltanto un messaggio, diciamo, simbolico che vogliamo lanciare in questa giornata. Questa per noi vuole essere un'occasione oggi, anche oggi, per ricordare a tutti e a tutte coloro che hanno un lavoro e hanno paura di perderlo, soprattutto in questo periodo, che la loro rabbia non è soltanto la loro. Oggi vogliamo ricordare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno un lavoro e vivono con angoscia l'approssimarsi della fine del mese, che la loro angoscia non è soltanto la loro. Oggi siamo qui per ricordare a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici con lavori precari, con salari miserabili, che le loro paure non sono soltanto le loro. Siamo qui per ricordare a tutti i lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme, trattati come se fossero lavoratori e lavoratrici autonomi e quindi senza diritti, che le loro battaglie non sono soltanto le loro. Siamo qui per ricordare a tutti i veri lavoratori e a tutte le vere lavoratrici autonome che l'assenza di diritti che sentono sulla loro pelle ogni giorno, quando ad esempio iniziano ad avere dei figli, produce una rabbia che non è soltanto la loro. Siamo qui per ricordare a tutti i lavoratori e le lavoratrici essenziali della sanità, della scuola, dell'università, della ricerca, del settore agroalimentare, cioè a tutti quei lavoratori e a quelle lavoratrici che rendono possibile la riproduzione della nostra società giorno dopo giorno, che la loro rabbia non è soltanto la loro. Siamo qui per ricordare oggi a tutti i lavoratori e alle lavoratrici della cultura che anche loro, anche se spesso non gli viene riconosciuto, svolgono un lavoro essenziale. Siamo qui oggi per ricordare a tutte e a tutti quanti noi che ci siamo dovuti distanziare, ma che non siamo mai stati soli e che Comunet Officine Corsare continuerà oggi, domani e dopodomani a continuare a unire competenze professionali, disponibilità di tempo, risorse per rispondere ai bisogni diffusi nella nostra città e per fare di tutta questa rabbia la molla condivisa di un'indignazione collettiva e di una lotta che si traduce ogni giorno in impegno. Siamo qui oggi per lanciare insieme ad altre città di App, questa organizzazione nazionale, un messaggio molto chiaro che adesso vedrete alle mie spalle su questo ponte. Ci rivediamo in piazza tra un anno, tutte e tutti. Grazie Leonard, grazie Comunet. Adesso do la parola alla professoressa Chiara Saraceno e a Rocco Albanese di Comunet Officine Corsare che dialogheranno sul tema del lavoro essenziale e su come in questa pandemia ha portato alla luce, ha scoperchiato tutti i limiti di un mondo del lavoro nel quale i lavoratrici, i lavoratori e le lavoratrici, benché essenziali, spesso non possono godere di tutele che invece la società gli dovrebbe garantire proprio perché loro si prendono cura di noi. E questo vale, come diceva Leonardo,
standard prima per i lavoratori, certo, del mondo della sanità, ma anche per i lavoratori del comparto culturale, essenziali anch'essi per lo sviluppo morale e anche materiale della nostra società. Saraceno abbia scelto di regalarci un suo intervento, un suo contributo per aprire questa giornata Mondo Nuovo. Chiara Saraceno, sociologa, filosofa, accademica dell'Università di Torino, honorary fellow del Collegio Carlo Alberto, è una delle più importanti esponenti italiane della sociologia. Sociologa della famiglia, è tra le massime esperte di questioni di genere, questioni sociali, povertà. Da anni ci insegna che non si può parlare di lavoro e di dignità del lavoro senza parlare di povertà, senza parlare di rapporti di genere, rapporti di potere dentro una logica, un punto di vista che sia anche di genere. Da ultimo, la professoressa Saraceno è diventata presidente del Comitato per la Valutazione del Reddito di Cittadinanza e, come dire, da questa posizione negli ultimi tempi sta intervenendo in maniera molto coraggiosa e molto decisa per spiegare cosa non va, per esempio, in quello strumento di welfare, cosa si potrebbe migliorare. Professoressa, ancora grazie. Noi facciamo un breve dialogo oggi. Comincerei da questo, dal fatto che 45 anni fa Rino Gaetano ci aveva ricordato in una canzone, mio fratello è figlio unico, che esistono ancora le persone sfruttate, mal pagate, frustrate. Ecco, quel messaggio è clamorosamente attuale oggi, dopo un anno e più di pandemia, con la pandemia che in Italia ha funzionato come un vaso di Pandora, ha scoperchiato il vaso di Pandora di contraddizioni che in realtà esistono in questo paese da 20, 30 o forse più anni. Ecco, abbiamo scoperto tutta la fragilità di un sistema di mercato del lavoro, di regole del lavoro, abbiamo scoperto cosa significa lavori essenziali, cosa significa essenzialità delle persone che, malgrado tutto, portano avanti ogni giorno la produzione sociale e la riproduzione sociale. Ecco, cosa significa in questo quadro, nel quadro pandemico, quindi nell'epoca pandemica, tornare a mettere al centro della riflessione sociale e dell'azione politica i lavori essenziali e l'essenzialità del lavoro? L'essenzialità del lavoro è una cosa diversa dai lavori essenziali, nel senso che il lavoro è essenziale per andare avanti, ma è essenziale anche per la propria dignità, per la propria autonomia, quando è un lavoro qualificato e remunerato adeguatamente. Mi soffermerei meglio sulla prima parte, cosa sono, cioè, i lavori essenziali. Certamente in questo lunghissimo, troppo lungo anno ne abbiamo scoperti tanti perché dipendevamo da loro, no? Innanzitutto dentro la sanità, ma una delle cose che mi ha colpito fin dall'inizio nel dibattito pubblico, anche nella narrazione pubblica, i nostri eroi, quelli sul fronte, c'erano soltanto, legittimamente, e il soltanto che non era legittimo, i lavoratori della sanità. E io ogni volta dicevano, e le commesse del supermercato che sono lì e che non sono mai state considerate sulla front line, per esempio come tra quelle che dovevano essere vaccinate per prima perché facevano un lavoro rischioso, quelli della logistica, ma non solo quelli di Amazon, eccetera, ma anche quelli, molti di noi hanno fatto la spesa online, anche la spesa quotidiana, cioè quella per il cibo, quella che è rimasta la spesa essenziale, come si dice, quindi non solo quella voluttuaria. E anche questi, i trasporti, le pulizie e così via. Quindi ci sono una serie di lavori essenziali non sanitari
non esclusivamente sanitari, che in parte sono balzati in tutta la loro necessità, ma anche hanno continuato a essere sottovalutati nella loro importanza, no? Anche in questo enfasi sui lavori essenziali, su quelli che, da cui dipendiamo, eccetera, c'è stata di nuovo una gerarchia, una gerarchia anche di valore, perché anche dentro i lavoratori in sanità ci sono gerarchie di competenza, ma ci sono anche forti gerarchie anche di pagamento. Ma mi ha colpito questa gerarchia di nuovo dentro l'essenzialità, e questo è un primo punto che vorrei. Mi sono ricordata di discussioni che facevamo quando ero, ahimè, molto più giovane di adesso, nei lontanissimi, forse attorno al 69 del secolo scorso, una cosa così, tanto per dire quanto sono vecchia, ma con persone come Bianca Beccalli, Michele Salvati, eccetera, quando si parlava del fatto che i lavori essenziali, allora noi pensavamo, parlavamo degli spazzini, di questa, proprio perché erano essenziali, dovevano essere pagati molto meglio di quanto fosse. Noi siamo ancora qui a questo livello, cioè non abbiamo ancora raggiunto questo livello di consapevolezza, che non è solo che sono, cioè che il fatto che siano poco qualificati non significa che siano meno necessari. Allora, se sono necessari, è la loro necessità che dovrebbe dare loro valore, non solo il loro livello di qualifica. Ma poi c'è un altro aspetto che secondo me in questo dibattito e in questa disuguale visibilità del valore dei lavori essenziali è emerso nella pandemia, che alcuni lavori essenziali invece sono spariti, cioè sono spariti, non sono stati prestati. Pensate a moltissimi lavori di cura nei confronti della disabilità, nei confronti della non autosufficienza per chi stava a casa, cioè che improvvisamente ha perso. Durante questi mesi ci sono state molte proteste da parte di genitori con figli gravemente disabili che si sono trovati improvvisamente soli, cioè dove l'essenzialità di certi lavori è balzata all'occhio più per la sua mancanza che non perché, come dire, ne dipendevamo. Forse proprio perché era una porzione più ridotta di persone che dipendeva da quei lavori essenziali, sono stati buttati nell'invisibilità e, così come spesso succede, ahimè, sono stati buttati puramente sulle spalle delle donne, del lavoro non pagato delle donne, non solo del lavoro pagato poco delle donne. Mi ha fatto l'assist per insomma proseguire la conversazione. Una cosa è, secondo me, no, fondamentale, lei ha iniziato su questo, questa retorica fortissima che noi abbiamo vissuto un po' più ormai di un anno fa, marzo, aprile, i nostri eroi, no? Ed è veramente interessante. Questa è una cosa che mi permetto di sottolineare anche per tutti coloro che ci ascoltano. Quella gerarchia già dentro una retorica che poi è appassita in un attimo, perché poi in realtà noi, come dire, ci ricordiamo che da settembre in poi la retorica semmai è stata tutt'altra, nel senso che si è smesso di dare rilevanza pubblica a certi lavori, a certe prestazioni, come diceva lei, lavorative, e semmai si è tornati a, come dire, una logica anche un po' punitiva del discorso pubblico, per cui, come dire, è sempre responsabilità dei singoli individui che si comportano male se, per esempio, c'è la terza ondata, no? Sono cose che ci porterebbero lontano, ovviamente non parliamo di questo, ma parliamo del riferimento che ha fatto al lavoro di cura, al lavoro invisibile, non pagato, prestato soprattutto dalle donne. Ecco, l'Istat nei mesi scorsi ha certificato, come dire, a più riprese che non siamo un paese per giovani e non siamo nemmeno un paese per donne.
Io, come dire, ogni tanto, no, come si dice, no, nelle comunicazioni così informali, ah, ma non è l'ercio, cioè non è una fake news fatta con intento satirico, non era l'ercio. Abbiamo scoperto, per esempio, che a dicembre 2020 il 99% del calo delle persone occupate, 101.000 persone occupate in meno, ebbene il 99% erano donne. Come si fa a vivere in un paese che presenta questa situazione qui, questa dinamica lavorativa qua, e come si fa a tollerare una dinamica lavorativa di questo tipo? Per non parlare di come le inadeguatezze del welfare italiano e del mercato del lavoro italiano, come dire, concorrono a creare quella che è la contrazione demografica e la crisi, diciamo, anche delle prospettive di futuro, perché poi chiaramente la funzione riproduttiva non è un obbligo nella vita, ma se uno volesse avere dei figli, delle figlie, insomma, deve fare una gincana per provare a mettersi in condizione. Per immaginarlo questo progetto di vita. Ecco, come si fa a vivere in questo paese? Come inquadrare anche in una prospettiva di genere l'esigenza di lotte per affermare cosa? Per affermare il primato della riproduzione sociale, riproduzione ambientale, sulle logiche della produzione di mercato. Questa è una domanda che, come dire, mi viene in mente anche dando uno sguardo alle pagine dei giornali e alle notizie sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non mi sembrano delle buone notizie da questo punto di vista. Cosa ne pensa lei, professoressa? Innanzitutto riprendo quello che lei ha detto prima, cioè non ci sono solo i dati di dicembre, proprio ieri sono usciti i dati Istat sull'occupazione, la disoccupazione, dove mostra che rispetto a un anno fa si sono persi 900.000 posti di lavoro, nonostante la piccolissima ripresa che c'è stata in questo primo trimestre di quest'anno. Ed è un'occupazione prevalentemente femminile e giovanile. Quando si dice giovanile sembra asessuata, ma così come le donne sono di ogni età, anche i giovani sono di entrambi i sessi. Per cui, come dire, giovanile, dentro i giovani ci sono le donne, così come dentro alle donne ci sono delle giovani donne. Ecco, per cui in parte le due in parte si sovrappongono, solo in parte. Questo, come ricordava lei, in effetti è un doppio colpo alla capacità del nostro paese di prepararsi un futuro, nel senso che se le donne e i giovani di entrambi i sessi non sono messi in condizione di progettare la propria vita con un minimo di orizzonte temporale e con un minimo di sicurezza, è difficile che questo paese possa andare avanti. Fondamentalmente, non solo è difficile decidere di fare un figlio o di fare un figlio in più, eccetera, ma è difficile proprio investire nel futuro. E qui ci sono due aspetti. Uno, il fatto che la bassa occupazione femminile in Italia era già bassa prima, quindi è vero che hanno perso lavoro anche gli uomini, ma in proporzione molto di più le donne, e con un effetto devastante sull'occupazione femminile che era già molto bassa. E perché questo? Perché le donne sono prevalentemente, e anche i giovani, sono prevalentemente collocate in quel terziario dei servizi in senso lato, non soltanto i servizi di cura, i servizi sociali, anche il turismo, il commercio, la ristorazione, eccetera, che sono stati i più colpiti in questo, a proposito delle differenze, non è solo tra essenziali e non essenziali, cioè, sono stati più colpiti anche perché, non solo perché sono stati quelli che anche per necessità sono stati più impediti nel poter andare avanti,
sono stati chiusi, ma anche perché sono anche un ambito molto più denso di contratti di lavoro a tempo determinato, quindi quelli che sono stati meno protetti in questo periodo, cioè il blocco dei licenziamenti non ha del tutto protetto neppure coloro che avevano il tempo indeterminato, ma sicuramente non ha potuto proteggere chi aveva il tempo determinato e le partite IVA più o meno finte o anche vere, cioè autentiche, giuste e legittime come partite IVA. Ma questo è un primo dato, ma questo anche ci fa vedere in controluce che concentrare l'occupazione femminile in certi settori forse non va bene, cioè io da un lato vanno rafforzati questi settori, sicuramente vanno rafforzate le infrastrutture sociali e nel PNR, ahimè, le infrastrutture sociali hanno molto meno investimento, molta meno attenzione che non il digitale, l'ambiente, come se il nostro paese non avesse bisogno di un investimento in quel settore, mentre invece lo sappiamo che i servizi sono scarsi, mancano, oltre a essere un alto ambito di occupazione femminile, ma è proprio miope non investire in quel settore, perché non è soltanto una questione di aumentare la domanda di lavoro femminile, ma è aumentare il benessere di tutti, quel benessere che è necessario, quello star bene, quell'avere accompagnamento che è necessario anche per essere produttivi. Ciò detto, io sarei un po' spaventata a pensare che le donne, che alle donne devono essere orientate esclusivamente alle occupazioni nel settore dei servizi e della cura. Ecco, sia perché penso che il lavoro di cura pagato e non pagato dovrebbe essere molto più condiviso, soprattutto quello non pagato, quello pagato dovrebbe aumentare, quello non pagato essere molto più condiviso tra uomini e donne, e sia perché questo è una lesione, quanto ritengo valido, dotato di valore il lavoro anche remunerato nei settori della cura, tanto più penso che le donne debbano essere incoraggiate ad avere la libertà e il riconoscimento di fare tutti i lavori che desiderano fare, cioè, per cui sarebbe proprio un po' sbagliato orientarle solo lì. Sì, e sì, anche perché se no poi non facciamo che riprodurre una differenziazione per ruoli come se fossero a priori, come se fosse no, madre, moglie e lavoratrice nel settore della cura, no? Ci sono, no, ma non mettiamo in dati che mostrano come ci sono dei settori prevalentemente a occupazione maschile dove i datori di lavoro discriminano le donne al momento dell'assunzione, cioè le ingegnere, cioè, non tutte le donne vogliono diventare ingegnere, ma quelle che lo vogliono diventare poi trovano un blocco perché non sono considerate adatte dai datori di lavoro, o alcune competenze tecniche che sono tradizionalmente maschili e che quindi vedono degli stereotipi anche nei datori di lavoro e tra i colleghi. Sì, senz'altro. Guardi, nelle cose che diceva, due cose, no, mi hanno colpito e secondo me restituiscono anche il senso di cosa significa usare il primo maggio, che è un primo maggio purtroppo ancora di epoca pandemica, che magari non possiamo fare in massa in piazza come avremmo voluto, usarlo però per riflettere, per raccogliere energie e per rilanciare azioni politiche, rivendicazioni. Uno, il tema dei contratti a tempo determinato, che naturalmente una volta scaduti non sono stati rinnovati e hanno prodotto il crollo dell'occupazione di cui ci diceva lei. Mi viene da pensare
a come fu accolto il decreto Poletti qualche anno fa, che aveva completamente liberalizzato il ricorso ai contratti a tempo determinato, quasi come una grande innovazione, finalmente arriva il progresso, no? Erano gli anni in cui, forse lo ricorderete, chi ci ascolta, si diceva che i sindacati ancora usavano il telefono a gettoni e noi eravamo all'epoca dello smartphone. Questo è un primo punto. Il secondo punto ha a che fare col benessere, no? Col welfare. Su questo, e questa è un po' l'ultima domanda su cui le chiedo di intervenire, professoressa, lei ci ha sempre insegnato, ancora nelle interviste degli ultimi giorni, ha tenuto molto esplicitamente il punto su questo, che accanto al lavoro, il lavoro è fondamentale, soprattutto se degno e soprattutto se, come dire, orientato in una prospettiva di genere, ma accanto al lavoro e alla necessità di diritti e dignità e salario dentro al lavoro, ci deve essere uno spazio per un welfare ricco, un welfare che è investimento e non costo. E questo evidentemente ha a che fare pure con le trasformazioni del capitalismo contemporaneo, su cosa significa lavorare oggi, cosa significa l'importanza del reddito minimo garantito in una società che ha dei processi di produzione che sono clamorosamente cambiati rispetto a qualche decennio fa. E naturalmente per l'Italia questo è un grande tema, perché lei lo accennava prima, noi viviamo in un paese afflitto da storiche difficoltà sull'organizzazione del welfare, che è familista, vedete che il reddito di cittadinanza è sotto attacco sostanzialmente. Io non mi stupirei che in legge di bilancio, insomma, partisse una grande offensiva per l'eliminazione del reddito di cittadinanza, o una sorta di riforma nel senso del sostanziale annullamento della misura. Quale spazio, quali forme per un welfare che garantisca, promuova accanto al lavoro il benessere, e perché il welfare è così importante quando il 1° maggio festeggiamo la festa delle lavoratrici e dei lavoratori? Innanzitutto il welfare non è solo il reddito di cittadinanza e non è neppure prevalentemente, cioè il welfare è anche un ambito di domanda di lavoro molto grande, non dimentichiamo, è un settore lavorativo il welfare, per cui contemporaneamente produce benessere, mette in grado di lavorare chi vuole lavorare, chi può lavorare, accompagna chi ha bisogno, ma è un grande settore lavorativo. Per quello io trovo che è troppo sottovalutato nel PNRR. Si pensa al digitale e l'ambiente come grandi luoghi di creazione, si spera, di lavori, e si spera di lavori buoni, anche se il digitale crea anche quelli cattivi. I rider sono dei lavoratori digitali, esattamente come, cioè, anche se sono lavoratori fisici, dipendono assolutamente da un'organizzazione digitale. Ma anche il welfare, anzi, in Italia, se lo rafforzassimo, sto pensando adesso una visione allargata di welfare, poi qui ci metto anche i servizi educativi, e sottolineo educativi per la prima infanzia, quindi non solo servizi sociali, ma pensate all'assistenza domiciliare che è così carente. Noi abbiamo così tanto parlato delle RSA come se fosse l'unico luogo dove stanno, o il luogo prevalente dove stanno le persone fragili e non autosufficienti. No, stanno a casa loro, accudite dai familiari e, se va bene, da badanti che non sempre hanno una specializzazione adatta, che poi spesso possono essere sfruttate, o comunque ci sono fenomeni di mutuo sfruttamento perché non è un mercato regolato. Quindi pensate agli assistenti sociali, cioè le fragilità della vita che hanno bisogno di essere intercettate e sostenute in tempo prima che si cronicizzino. E noi abbiamo zone dell'Italia dove c'è un assistente sociale su ogni migliaia di cittadini, dove c'è una legge che dice, adesso non mi ricordo esattamente quale deve essere il rapporto, ma so che sono intere regioni dove questo ancora non è realizzato, e così via.
Quindi il welfare va pensato come quell'infrastrutturazione sociale altrettanto essenziale che l'infrastrutturazione dei trasporti piuttosto che della digitalizzazione, è altrettanto importante. Dentro a questo welfare importante c'è anche il welfare che deve proteggere coloro che per motivi biografici o, come è avvenuto nella pandemia, ma era già avvenuto nel 2008, per motivi al di fuori del proprio controllo totale, perdono il lavoro o hanno un reddito da lavoro troppo basso, perché c'è anche questo, perché in questi anni non sono solo cresciuti i precariati, sono anche cresciuti i lavori a tempo parziale non voluti, no? Non scelti, per cui se posso autocitare il titolo di un mio libro, il lavoro non basta da due punti di vista, non ce n'è abbastanza per tutti quelli, non ce n'è nel senso che non ne viene prodotto abbastanza, ci sarebbero tanti lavori da fare che è necessario fare ma che non vengono attivati, e poi non sempre avere un lavoro basta per avere un reddito decente per i propri bisogni e quelli della propria famiglia. Allora, quindi c'è bisogno anche qui di un sostegno. Io mi sono scandalizzata molto e ne ho scritto a suo tempo quando anche a sinistra, ahimè, ci si oppose al reddito di cittadinanza, che è scritto male, ha tanti difetti, perché parte anche da una visione della povertà del tutto, come dire, impropria rispetto a quella che è esistente. Però meno male che l'abbiamo avuto prima che scoppiasse la pandemia, sarebbe stato un disastro totale maggiore di quello che c'è. Tant'è vero che hanno dovuto poi introdurre il REM, io avrei allargato il reddito di cittadinanza, ma dato che era una cosa complessa, hanno introdotto il REM, cioè un altro reddito di emergenza, proprio perché non era sufficiente quello strumento lì, altro che uno strumento di lusso, altro che uno strumento di cui ci si può disfare. Hanno dovuto mettere in campo un altro proprio perché quello non era sufficientemente adeguato, perché era troppo rigido. Quindi si dovrà correggere in molte cose, però c'è bisogno di una misura di questo accompagnamento senza neppure scandalizzarsi, perché c'è uno scandalo a sinistra, cioè, sia a sinistra che a destra, in questo uniti a volte sul fatto che con il reddito di cittadinanza si incentiverebbe la nulla facenza. Ci sono anche quei casi, ma i nulla facenti ci sono anche tra i ricchi oltre che tra i poveri. Ci sono anche i finti poveri, non c'è dubbio, bisogna fare i controlli, tutto. Però ci sono i poveri veri che non vanno dimenticati mai. E quindi c'è una critica di questo genere, e poi c'è una critica che dice per il fatto che in qualche modo il reddito di cittadinanza sia legato a delle controprestazioni. È vero che spesso queste controprestazioni sono intese in modo, in qualche modo, controllante e punitivo: ti do questo ma tu in cambio devi fare questo. Ma potrebbero invece essere intese e attivate in modo abilitante, cioè oltre al reddito ti offro delle occasioni, delle opportunità formative che ti accompagnano, delle opportunità di inclusione. Certo, è molto delicato il punto, cioè quando basta il reddito, cioè basta perché uno sa benissimo, ha solo bisogno di un ponte per transitare, e quando non basta ed invece è necessario fare. Ma questo è il lavoro sociale, non è però anche dire solo ti do il reddito e poi mi dimentico di te, può essere altrettanto indifferente che è superficiale, è sbagliato che forzare qualcuno a fare solo perché deve fare qualcosa in cambio di quello che gli do. E poi c'è tutta la partita degli ammortizzatori sociali che va ripensata, perché proprio questa crisi ci ha mostrato come il nostro sistema di protezione sia bucato, no? Cioè, anche per colpa, a volte, di responsabilità delle stesse categorie, gli autonomi
a lungo hanno rifiutato qualsiasi, come dire, contributo in termini per costruirsi una rete di protezione. A volte proprio perché ci sono lavori che non erano stati pensati con rapporti di lavoro rispetto ai quali no, la nostra strumentazione è inadeguata e quindi va assolutamente ripensata da questo punto di vista. Chiedo scusa per la lunghezza. No, no, ci mancherebbe, non è stata lunga per niente. E noi, professoressa, la ringraziamo moltissimo. Dato che lei l'ha toccato in maniera tangenziale, lo dico io, la cito io. Qualche giorno fa, credo un paio di settimane fa, in un'intervista la professoressa Saraceno ha detto: ci scandalizziamo di più per degli abusi, che magari ci sono, degli abusi relativi all'attuazione delle regole sul reddito di cittadinanza, più di questo ci scandalizziamo che non della grande evasione fiscale, per esempio. Alle volte anche dirla così, proprio semplice, rende la giusta dimensione dei problemi e credo che, come dire, la chiacchierata che abbiamo fatto oggi ci abbia veramente tanto aiutato in questo. Noi siamo ai saluti, professoressa. Io quando penso alla festa delle lavoratrici e dei lavoratori penso sempre a quel motto reso poi celebre un po' di anni fa da Ken Loach, no? Vogliamo il pane, ma anche le rose. E se lei dovesse regalarci in 30 secondi una sua impressione sulla festa delle lavoratrici e dei lavoratori? Quella lì mi sembra ideale, che poi non credo che sia di Ken Loach, sia credo proprio di un movimento femminista, anzi sicuramente del movimento femminista. Vogliamo il pane e vogliamo anche le rose, che vuol dire che vogliamo anche l'amore, vogliamo anche il piacere, vogliamo un po' di libertà. Delle lavoratrici, viva la festa dei lavoratori, grazie alla professoressa Chiara Saraceno, noi continuiamo con il resto della programmazione, io sono stato veramente felice di parlare un po' con lei, professoressa. Grazie e buon primo maggio. Buon primo maggio. Grazie alla professoressa Saraceno per lo splendido intervento e per la condivisione, per averci ricordato come il problema non sia, come dicevamo prima, l'assenza di lavoro, ma il lavoro povero, e di come questo problema sia iniziato ben prima della pandemia, e la pandemia non ha fatto che acutizzare, portare alla luce un sistema del lavoro che non funziona. Grazie anche a Rocco per averci accompagnato in questa bella intervista. È arrivato finalmente il momento di iniziare i comizi digitali. Il primo ospite è il progetto Fooding, un progetto che Arci Torino sta portando avanti in modo molto fruttuoso da un po' di tempo, in collaborazione con la città di Torino e altre associazioni. Vedrete dal contributo che manderemo ora in onda come è organizzato il lavoro e la testimonianza delle lavoratrici e dei lavoratori che si sono fatti carico proprio di contrastare con questo progetto la povertà nella nostra città, contrastare l'emergenza alimentare, facendosi carico di quello che, come dicevamo prima, dovrebbe essere un compito dello Stato, della pubblica amministrazione, ma che spesso ricade in realtà i cittadini, la società civile organizzata e il terzo settore in genere. Arci Torino è un grande testimone dell'auto-organizzazione della società, sicuramente a Torino è stato in grado di fare la differenza, e noi come associazione affiliate non abbiamo che da dire, insomma, un grande grazie e quindi buona visione. Buongiorno a tutte e tutti e buon primo maggio. Sono Elisabetta Bosio, io collaboro con Arci Torino al progetto Fooding.
un progetto che Arci Torino ha avviato nel 2018 e che ha come obiettivo la creazione di reti solidali e di legami sociali a partire da azioni di contrasto della povertà alimentare. E sin dall'inizio il progetto Fooding si è occupato di gestire mense per persone senza dimora e di gestire centri di recupero delle eccedenze alimentari sul territorio di Torino, ma anche di Moncalieri, Chieri e Carmagnola. Con l'emergenza sanitaria causata dal Covid, nella primavera del 2020 il Fooding si è focalizzato la propria attività su un'attività di distribuzione di panieri solidali che è stata possibile grazie alla costituzione di una rete, della rete Torino Solidale, una rete promossa dal Comune di Torino che coinvolge a vario titolo diversi soggetti del pubblico e del privato sociale, quali le reti delle case del quartiere, associazioni come il SERMIG, l'associazione DAMAMAR, il gruppo AVELE, ovviamente Arci Torino, enti che lavorano sul territorio. Grazie a questa rete si è messa a disposizione una distribuzione mensile di panieri solidali che coprono circa 10.000 nuclei su tutta la città di Torino. Come Arci Torino noi gestiamo due snodi di distribuzione. Uno è in via Curma Iorci, presso la sede del circolo Anatra Zoppa, e l'altro è in via Salverton 5, che copre le circoscrizioni, persone residenti sulle circoscrizioni 3 e 4 della città di Torino. Come Arci Torino noi stiamo vedendo, come Fooding, entriamo in contatto con circa 1.300 nuclei familiari, e si tratta di famiglie, persone che sia che già prima magari dell'emergenza Covid si trovavano in difficoltà economiche e che hanno visto aggravarsi con la pandemia la propria situazione economica e sociale, ma anche famiglie che proprio a partire dal primo lockdown della primavera 2020 si sono trovate improvvisamente in assenza di redditi da lavoro, in attesa di cassa integrazione e che quindi si sono ritrovate anche prive di sostegno e di strumenti per poter far fronte alla crisi. Come Arci Torino, come progetto Fooding, questa attività di distribuzione alimentare ci sta permettendo di entrare in contatto con un numero consistente di famiglie e anche di conoscerlo in modo più approfondito, quindi anche ci sta permettendo di conoscere anche quali sono le necessità e i bisogni più ampi che si celano dietro spesso la richiesta di un aiuto alimentare. E si sta cercando di rispondere, stiamo mettendo a disposizione altri beni non solo alimentari, quali possono essere vestiti, prodotti per igiene personale, libri, e questo sta accadendo soprattutto all'interno del circolo Anatra Zoppa, uno spazio più ampio in cui possiamo gestire più attività. Accanto a questo, grazie anche alla collaborazione di altre associazioni, stiamo cercando di attivare, abbiamo attivato dei servizi di supporto psicologico e sociale. Questo proprio con l'intento di, appunto, come si diceva prima, di andare oltre quella che può essere una richiesta di aiuto immediata data dall'emergenza, ma possa permettere di avere uno sguardo più ampio sui percorsi di vita di queste famiglie. Questo tutto ciò ovviamente che avviene grazie all'importante sostegno di tutta una rete di volontari che ruota intorno al progetto Fooding, sono circa 100 i volontari che ruotano intorno a questo progetto e che settimanalmente danno il loro contributo, danno il loro sostegno su questa attività, si mettono a disposizione e stanno contribuendo anche in modo importante alla costituzione di una vera e propria comunità solidale, proprio attraverso il contatto con queste famiglie beneficiarie. E quindi stanno dando un grosso contributo a quello che poi vuole essere proprio l'obiettivo di questo progetto, il progetto Fulmo, ovvero la costituzione e il rafforzamento dei legami sociali. Il progetto Fooding si può dire che è nato proprio, appunto, come
si è detto prima, in un momento di forte emergenza sanitaria e sociale, e non si è mai fermato proprio perché risponde, l'intento è quello di rispondere a quelli che sono i bisogni e le necessità primarie delle famiglie, della popolazione del territorio torinese. Sicuramente questo progetto dovrà evolvere in vista proprio anche dei mesi che verranno e di quella che sarà il progredire e l'evolversi della situazione economica e sociale del paese, quindi si dovrà fare uno sforzo anche di immaginazione rispetto a quelli che potranno essere nuovi strumenti e nuovi servizi che si dovranno mettere in campo per far fronte a quelle che saranno le nuove emergenze. Vi saluto e vi auguro di nuovo buon 1° maggio. Ciao. Ok, ciao a tutte e tutti, buon 1° maggio. Vi parlo a nome del servizio Psicominet, con un po' di rumori di fondo, un servizio di psicologia e psicoterapia sostenibile che opera in Barriera di Milano ed è uno dei servizi di Cominet Officine Corsare. Cominet Officine Corsare è un'associazione mutualistica che, con l'impegno profuso dai soci e le loro competenze, tenta di favorire lo sviluppo di comunità in sinergia con il territorio e con le istituzioni. Noi come operatori di salute mentale sappiamo in modo estremamente consapevole come le disuguaglianze, le disparità di salute e le disparità economiche e sociali incidano sulla possibilità di incorrere in disagi mentali anche significativi. La bassa scolarità, i scarsi punti di aggregazione, e possono insieme con le scarse possibilità economiche incidere sulla possibilità di malesseri psichici anche significativi. La pandemia non ha fatto altro che allargare la forbice delle disuguaglianze, non solo le disuguaglianze economiche, ma anche sociali e psicologiche. E noi come operatori di salute mentale abbiamo assistito e accolto le difficoltà degli adolescenti che si trovano o sono trovati senza la possibilità di confrontarsi con i pari, di avere un contesto, un contenitore che li guidasse, li favorisse nella progettualità, le difficoltà legate alla disoccupazione e alla perdita del lavoro, soprattutto femminile, le difficoltà legate agli anziani soli con il rischio di aumentare l'incidenza di declino cognitivo, le difficoltà legate all'impossibilità di assistere ai rituali soprattutto di lutto, che favorissero l'elaborazione del lutto e l'aumento del tasso di violenza domestica. E questo però ci siamo resi conto che per quanto gli strumenti della psicologia e della psichiatria non possano risolvere in modo totale queste difficoltà, siamo convinti che è importante riporre al centro del dialogo politico la salute mentale. Nel piano di recovery e di resilienza il termine salute mentale compare una sola volta e questo ci preoccupa. E per questo noi come Psicominet e come Cominet Officine Corsare desideriamo cooperare, coinvolgere una cittadinanza attiva dei cooperatori, dei altri operatori che si occupano di salute mentale per favorire maggior senso di comunità, di reti di prossimità e lavorare insieme, non isolati, per affrontare queste difficoltà. Con questo vi ringraziamo e vi auguriamo buon 1° maggio, ce la posso fare? Ci vediamo in piazza il prossimo anno, spero. Ciao a tutti e tutte. Ciao a tutte e tutti, i comizi continuano e appunto vi dirò chi è che interverrà subito dopo di me. Prima di tutto faremo un collegamento dalla Piazza del Nettuno, da Bologna, con Riccardo Mancuso, che ci parlerà appunto delle lotte dei Riders e parlerà a nome del coordinamento Rider. E dopodiché ci sarà il contributo di lavoratori e lavoratrici del mondo agricolo, dal mondo della logistica e quindi
saranno i lavoratori di Fly CGIL e di CGIL Fil che parleranno a loro nome. E il terzo intervento invece sarà di ADI Torino, ADI è l'Associazione Nazionale di Dottorandi e Ricercatori Italiana, e ne parleremo insieme a Riccardo Treia. E adesso passerò subito la linea a Bologna, ben contenta, così come dicono loro, dicendo non per noi ma per tutti e per tutte. Primo maggio per la Fly è un giorno di festa, un giorno ma anche un giorno di lotta per i diritti. Per questo siamo stati il 30 di marzo in Piazza Castello davanti alla prefettura per rivendicare i bonus ai lavoratori agricoli che da marzo-aprile 2020 non hanno più visto un euro. È un giorno di lotta anche pensando al rinnovo dei contratti provinciali, un motivo per cui siamo scesi in piazza. Per la sicurezza, che è un argomento molto importante e molto sentito in agricoltura. È anche un giorno di lotta contro questa pandemia. Come Fly CGIL abbiamo firmato un protocollo anti-Covid per le aziende agricole con l'ente bilaterale. E lo stato di salute dell'agricoltura in generale. Buongiorno a tutti e a tutti, siamo qui di fronte al McDonald's in via Ugo Bassi a Bologna, dove i rider solitamente si incontrano per scioperare, per manifestare, per mobilitarsi contro le condizioni di sfruttamento che ci sono all'interno del settore del food delivery. E quest'oggi, nel pomeriggio, è stata lanciata un'importantissima piazza dai rider, una piazza che vede la convergenza ampia, larga, di diversi settori del precariato, dai lavoratori dello spettacolo al mondo della cultura. È un percorso che abbiamo iniziato ormai più di un mese fa, perché a partire dal 22 marzo, la data di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici Amazon, siamo riusciti a costruire un fronte unico, aperto, di battaglia contro lo sfruttamento della gig economy, contro lo sfruttamento delle condizioni di precarizzazione nel settore. È stato un segnale importante in questo paese e abbiamo deciso il 26 marzo, quando c'è stata una grande giornata di mobilitazione nazionale con più di 30 realtà presenti in tutto il territorio, di rilanciare per il primo maggio, affinché il primo maggio divenisse una giornata in cui gli invisibili di questo paese potessero prendere la parola e mettersi assieme a tutte quelle soggettività precarie che si riconoscono nella nostra battaglia, non per noi ma per tutti. Non è un semplice slogan, è una parola d'ordine per tutti quei lavoratori che si rivedono nell'avvertenza dei rider, per tutti quei lavoratori che subiscono condizioni e maltrattamenti, mancanza di contratti collettivi nazionali, mancanza di diritti e tutele. Questo pomeriggio in piazza ci saranno, oltre ai rider e al mondo precario di Bologna, ci saranno anche associazioni, reti di mutuo soccorso e solidarietà che hanno deciso di aiutare questa battaglia dei rider, di incardinarla all'interno del circuito urbano per cercare di prendere parola contro le condizioni vergognose che continuano ad esserci. Perché se il primo maggio deve essere una festa dei lavoratori, delle lavoratrici, deve essere una festa inclusiva che preveda anche la possibilità di esercitare diritti
per quei lavoratori che sono fino ad ora resi invisibili da condizioni disumane, i lavoratori della gig economy, così come anche i lavoratori dello spettacolo e della cultura. Noi ci siamo e portiamo un contributo che è un contributo che si fonda su valori antifascisti, contro ogni forma di odio e di fascismo e di razzismo che oggi in città tenta di arrivare attraverso la manifestazione di fuoriusciti in Forza Nuova. Noi cerchiamo come presidio di democrazia e porteremo anche la testimonianza di un lavoratore che è stato licenziato vergognosamente negli scorsi giorni per aver strappato un biglietto con l'effigie del Duce. Quindi saremo in piazza oggi per ribadire tutto questo, per ribadire che noi continueremo a combattere affinché lo sfruttamento non verrà cancellato all'interno del settore, affinché anche all'interno degli altri settori non venga avviato un piano di discussione serio che porti delle riforme strutturali, al riagganciamento a contratti collettivi che ridiano dignità ai lavoratori e alle lavoratrici precarie. Ciao a tutti e a tutti, ci vediamo il prossimo anno in piazza. Ciao a tutti e tutte, sono di nuovo io. E abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con Riccardo Treglia, con l'ADI. I ragazzi e le ragazze dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani si connetteranno a breve e quindi recuperiamo il loro contributo e il loro intervento tra qualche momento. Nel frattempo, invece, ascoltiamo l'intervento di Jacopo Rosatelli. Jacopo, oltre a essere un amico, un compagno di lunga data, è un insegnante in una scuola secondaria di secondo grado e quindi ha vissuto dal vivo durante quest'ultimo anno e mezzo cosa ha significato l'impatto della pandemia in quella che è la vita quotidiana delle scuole, in particolare in questo caso degli studenti, delle studentesse adolescenti. Lascio allora la parola a Jacopo per ascoltare tutti e tutte insieme il suo contributo e grazie ancora per l'attenzione e buon primo maggio a tutti e tutte. Care compagne, cari compagni, cari amiche, cari amici che siete all'ascolto, sta per concludersi un anno scolastico difficile per noi personale, per chi a scuola studia e per le loro famiglie. Nonostante il tanto parlare, il tanto annunciare dei governi, sia nazionale che regionale, la scuola non è stata al primo posto. Possiamo dircelo tranquillamente, senza con questo voler minimizzare le enormi difficoltà che la situazione nella quale ci troviamo ha creato e crea a tutti i paesi d'Europa, non soltanto al nostro. Noi docenti e personale della scuola abbiamo comunque lavorato duramente e orgogliosamente. A testa alta dobbiamo respingere al mittente la calunnia di chi ci chiama privilegiati, soprattutto pensando a quelle tante e tanti di noi supplenti precari che si sono visti pagare il loro salario con molti mesi di ritardo e ancora alcuni forse lo stanno aspettando. Però altrettanto dobbiamo avere la consapevolezza che la continuità reddituale delle persone come me che sono di ruolo può essere vista come un privilegio se la categoria alla quale appartengo, quella degli insegnanti, assume atteggiamenti autoreferenziali e corporativi. Può essere vista come un privilegio in questa situazione drammatica la nostra continuità reddituale se facciamo bendare le studentesse e gli studenti durante le interrogazioni in didattica a distanza. Può essere vista come un privilegio la nostra continuità reddituale se non capiamo che i nostri allievi e le nostre allieve hanno genitori in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro e che questi allievi e allieve hanno diritto a una particolare attenzione da parte nostra. Può essere vista come un privilegio, in sostanza, se non guardiamo fuori dai cancelli delle scuole o oltre lo schermo dei nostri computer. Nei mesi scorsi, la giusta prudenza e la giusta tutela della salute di tutti e tutte, di chi ci lavora, di chi ci studia e della salute pubblica in generale, quindi la giusta tutela della salute, si è però mischiata ad errori politici e gestionali e a una cronica mancanza di risorse. Questo fatto ha reso difficile una valutazione politica matura, lasciando il campo a una divisione sbagliata anche al nostro interno, in tema di scuola, fra aperturisti e chiusuristi, l'un contro l'altro armati.
Se si perde di vista l'esigenza di bilanciare il diritto alla salute con il diritto all'istruzione, si fa il gioco dei nostri avversari, degli avversari della scuola come fattore di emancipazione sociale. Ci si schiera in opposte fazioni invece di cercare delle sintesi avanzate. Io ero già qui fra di voi un anno fa, al primo maggio dell'anno scorso, e un anno dopo siamo a dire purtroppo cose simili a quelle che si dicevano un anno fa. Il problema del precariato non è stato ancora aggredito con la dovuta, la necessaria forza. L'anno prossimo, secondo stime sindacali, potrebbero esserci ben 240.000 posti coperti da docenti precari, senza considerare il precariato anche nelle segreterie e il precariato nel resto del personale. Ma c'è anche il problema della dotazione organica complessiva del personale docente. Le previsioni del Ministero dell'Istruzione, diffuse pochi giorni fa, sono insufficienti a realizzare quel necessario abbattimento o articolazione del numero di alunni e alunne per classe, le famose classi pollaio, ed è necessario garantire classi con una presenza ridotta di alunni e alunne proprio per la questione della sicurezza, per affrontare la pandemia in sicurezza. E non si vedono ancora, per esempio, alternative al ricorso agli strumenti che ci offrono le piattaforme, del capitalismo delle piattaforme come Google, per riuscire a fare la didattica a distanza. Su tutto questo siamo esattamente allo stesso punto in cui eravamo un anno fa. Il Piano Nazionale di Resilienza e Recupero destina certo delle risorse, ma per il sistema dell'infanzia, ad esempio, che è decisivo, della scuola dell'infanzia, degli asili e della scuola dell'infanzia, sono troppo poche queste risorse per raggiungere l'obiettivo europeo del 33% di posti di asilo nido pubblico per la popolazione di bambini e bambine. Ci sono titoli giusti nel PNRR, come l'estensione del tempo pieno delle mense o l'aumento della dotazione degli impianti sportivi e scolastici, ma bisogna vedere se poi le risorse sono sufficienti. Si parla di riforma del reclutamento, e questa è necessaria, però bisogna vedere bene come la si attua, quindi a scrivere un titolo sono capaci tutti. E poi si parla di generalizzazione di test invalsi, ecco, questo invece si capisce benissimo che cosa significa e non ne sentivamo la mancanza, ne faremo volentieri a meno. Allora, avviandomi alla conclusione, ogni misura che d'ora in avanti si adotterà dovrebbe ispirarsi ad alcuni principi. Liberare il lavoro educativo e docente da tutto ciò che ne soffoca l'autonomia creatrice, che non è e non deve essere interpretata come sovranità individualistica, assolutistica e narcisistica sulla propria cattedra. Liberare energie per la cooperazione professionale, per la libera crescita professionale. Occorre dire no al controllo burocratico dall'alto del nostro lavoro, no al carrierismo meritocratico che avrebbe come effetto l'accentuarsi del già patologico individualismo professionale e soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado alla quale io appartengo. Invece bisogna pensare alle scuole, quando si parla di territorio, di rapporto con il territorio. Ebbene, le scuole devono essere nuclei di democrazia organizzata e diffusa, attraverso una nuova valorizzazione degli organismi di partecipazione e di protagonismo nostro, delle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze, che non vanno confusi però con i clienti che pretendono un servizio su misura. Insomma, la scuola della Costituzione, la scuola aperta a tutti e tutte, ha come missione quella di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto libertà ed uguaglianza e quindi impediscono il pieno sviluppo di ciascuno e di ciascuna, e quindi una consapevole cittadinanza. Noi che ci lavoriamo sappiamo e dobbiamo sapere che a questo entusiasmante compito, questo compito così politicamente e socialmente significativo, siamo chiamati e chiamate ogni giorno. Oggi, primo maggio, è il giorno giusto per dirselo chiaramente ancora una volta. Grazie della vostra attenzione. Viva il primo maggio! E nel tempo abbiamo ottenuto tanti, molti diritti, i quali però, diciamo, nel tempo moderno abbiamo lasciati per strada alcuni. Io lavoro da Amazon da 2 anni, sono della manutenzione, ci occupiamo appunto della manutenzione del sito, tutti i suoi ambiti. Ci sono dei problemi all'interno di Amazon, però abbiamo ottenuto anche qualche risultato.
risultato, diciamo, un anno fa, un anno e mezzo fa, non esisteva neanche il sindacato. C'era un mio collega che ha iniziato, adesso siamo, diciamo, un 10% di iscritti nella nostra confederazione, la FIT-CGIL, e penso altrettanti, qualcosa in meno, perché sono nati dopo, la seconda, che c'è un'altra confederazione, sempre dei lavoratori. Secondo te qui in Amazon e comunque in queste grosse aziende di logistica, c'è la possibilità di una prospettiva collettiva di lotta, no? Visto che il lavoro negli ultimi anni è stato così frammentato. Penso di sì, perché con il 22 del mese scorso, con lo sciopero, visto che molte persone hanno diritto, diciamo, ci sono ancora, diciamo, ideali, oppure anche soltanto per cercare di cambiare il nostro posto di lavoro, migliorarlo. Penso ci sono le potenzialità, vedremo adesso con il ministro se riuscirà a spuntare qualcosa con Amazon. Però nel nostro piccolo, qualche piccolo risultato lo stiamo ottenendo, e anche gli iscritti stanno crescendo, e direi che stiamo andando bene. Secondo te questi risultati positivi del primo sciopero, appunto, in Africa? Ciao a tutti e a tutte, buon primo maggio, sono Riccardo Treglia, qui per Adi Torino. Adi è l'associazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca in Italia, operiamo ormai da più di 30 anni, siamo l'unica associazione che cerca di collegare tutti i dottorandi e le dottorande, tutti i ricercatori e le ricercatrici italiane. Il nostro contributo di Adi Torino, breve per la giornata di oggi, parla appunto cosa significa essere ricercatori, ricercatrici, lavoratori nella ricerca. Anche se molto spesso, soprattutto nello stadio di dottorandi, di dottorande, questo non venga riconosciuto come un lavoro. E in questo momento di crisi sociale, economica, oltretutto ovviamente sanitaria, stiamo vivendo nel nostro lavoro di tutti i giorni le criticità che vediamo circondarci. Parliamo ad esempio dei nostri sforzi per ottenere una proroga retribuita causa pandemia, con notevoli difficoltà e davvero incredibili tempistiche ristrette. Abbiamo ottenuto una proroga per l'ultimo ciclo, ovvero per le dottorandi e le dottorande che stavano terminando proprio durante la pandemia. Una proroga che non è bastata, ma è stata solo una pezza garantita all'ultimo momento in due tranche di pochissimi mesi per poter riprendere le fila di una ricerca distrutta dalla pandemia. Il nostro fare ricerca vive il diktat neoliberistico del movimento forzato tra le nazioni in Europa, nel mondo, e il blocco dei spostamenti per la pandemia ha ovviamente contribuito a bloccare il nostro lavoro di tutti i giorni. Parliamo poi, soprattutto nella prima fase, dell'impossibilità di raggiungere i luoghi della ricerca, i nostri laboratori, che non sono solo dove sono le provette o dove facciamo gli esperimenti, ma anche le biblioteche, i musei, la ricerca sul campo. Ovviamente quindi il nostro percorso formativo e lavorativo è stato completamente bloccato, con delle difficoltà che vanno da declinarsi ovviamente da materia a materia, ma vive tutti i giorni comunque un notevole stop. Quello che noi ora stiamo proponendo è ottenere una proroga per tutti i cicli, per tutti i dottorandi e le dottorande, per tutti gli assegnisti e le assegniste. E ancora ci stiamo rivivendo
delle criticità da nord a sud. Dal 2007 ad oggi il 40% delle borse di dottorato sono state tagliate. Ovviamente tutto si basa sul definanziamento della ricerca pubblica. Oggigiorno quindi ci ritroviamo con delle università che riescono a garantire grosse opportunità per i dottorandi e le dottorande, parliamo dell'Università di Torino, ma anche altre università che per uno Stato che vuole metterci in competizione sono università di serie B. Ora, oggigiorno ci ritroviamo a chiedere la proroga, e non vorremmo e non lo faremmo noi come ADI, dipendentemente dai fondi che un'università può garantire. E in taluni casi molti dottorandi e dottorande stanno richiedendo che questa proroga venga non pagata, ma almeno concessa. Quindi un'ulteriore richiesta al ribasso. Queste richieste per noi sono inaccettabili, il lavoro ha una dignità e deve essere retribuito. E solo per le difficoltà date da questa pandemia noi non dobbiamo accettare appunto questi ricatti al ribasso, svalutando il nostro ruolo nella ricerca, il nostro ruolo nell'università e il nostro ruolo nella cultura di questo paese. Continueremo quindi con le nostre battaglie all'interno dell'università, all'interno dei nostri organi a livello nazionale, sperando quindi una comunità tutta di lavoratori della conoscenza che possono unirsi per far uscire fuori le criticità che già ben prima della pandemia erano coltivate nei nostri tessuti quotidiani di lavoro. Con questo concludo, ciao a tutte e tutte, ci vediamo al prossimo anno in piazza. Ciao a tutti e tutte, ancora grazie a Riccardo e grazie all'ADI per questo contributo. L'ADI, guardate, io lo dico anche in prima persona, io sono nella vita faccio l'assegnista di ricerca, lavoro nell'università, sono un lavoratore universitario e capisco molto bene, oltre come dire che essere partecipe perché sono iscritto all'ADI, capisco molto bene tutte le rivendicazioni, le campagne di cui Riccardo ci ha parlato. In particolare è importante segnalare, soprattutto in un quadro come quello attuale, quello di piani di ripresa, piani di resilienza, eccetera, eccetera, è importante segnalare quanto le contraddizioni, le difficoltà, i problemi che, come dire, affliggono il lavoro, le persone che lavorano nell'ambito della ricerca, dell'alta formazione, nell'ambito, insomma, dell'università pubblica italiana, siano problemi, siano contraddizioni che non sono nate ieri, non sono nate con la pandemia. La legge 240 del 2010, la riforma Gelmini, ha più di 10 anni ormai ed è una riforma che oggi sembra quasi, come dire, intoccabile. È difficile prendere posizione in maniera netta su questi temi, ma quella riforma è una riforma che invece di intervenire per provare a smontare un meccanismo quale quello dell'università pubblica italiana, un meccanismo di forti gerarchie di potere, poca trasparenza, quella legge ha ulteriormente precarizzato la base della piramide del lavoro nell'università pubblica italiana. Esiste per esempio una precarizzazione legata alle figure del ricercatore, della ricercatrice, divisi in TPA, TPB, e sostanzialmente accomunati da contratti che sono a termine, contratti che prolungano la precarietà nel mondo della ricerca, nel mondo della didattica universitaria. Questo è un tema, è un problema, accanto ovviamente al tema delle risorse. Prima con Chiara Saraceno parlavamo di quanto il welfare sia investimento e sia anche lavoro da pagare bene e da munire di tutele, di diritti e così via. Ecco, nell'università questa cosa non esiste. Non esiste se non in minima parte. Giusto il decreto rilancio ha l'anno scorso introdotto una serie di risorse significative, non se ne vedevano così da 15 anni, per il reclutamento universitario, ma ancora non stiamo davvero discutendo di come il lavoro nell'università viene organizzato e viene
e viene regolato. Questo è un tema molto importante. L'ADI insieme all'FLC-CGL lo hanno affrontato a più riprese. Una campagna come Ricercatori Determinati, per esempio, negli ultimi anni ha provato a segnalare una serie di priorità, una serie di rivendicazioni, prima tra tutte il superamento dell'attuale regime di ingresso nei ruoli universitari e anche del superamento ovviamente di quello che è il preruolo, quello che ci raccontava Riccardo prima rispetto alla condizione di dottorandi e dottorande, di assegnisti, assegniste, postdoc. Sono temi fondamentali perché l'università pubblica resta, quel che diceva Chiara Saraceno, un'infrastruttura sociale basilare per il presente, il futuro del paese e per uno sviluppo che sia all'insegna della giustizia sociale, ambientale e di genere. E se l'università pubblica è mortificata a partire dalle persone più giovani che ci lavorano dentro, naturalmente questo è un problema di prospettiva per tutti e per tutte. Quindi, come dire, ancora un grazie all'ADI per il lavoro che sta facendo questa associazione, un lavoro molto importante. Ora andiamo avanti, naturalmente c'è Mao che ci parlerà, come dire, da casa, dalla sua tana, insomma, un altro versante dell'essenzialità del lavoro e delle persone che lavorano in questo primo maggio. Grazie a tutti e tutte. Ciao compagni e compagni, ancora un buon primo maggio anche da me. Non è mai ridondante augurarcelo. Io sono Mao, sono qua in rappresentanza del Cinema Fei, che è questo luogo nel quale ci troviamo oggi. Un luogo simbolico perché su questo luogo stiamo facendo un ambizioso e complicato progetto di recupero culturale. Questo luogo è stato negli anni 50 un teatro ed è stato un teatro nel quale sono passati personaggi di grandissimo valore, attrici di grande spessore, che poi negli anni è andato incontro ad un declino che è stato quello del declino, insomma, di tutto l'ambito teatrale a cavallo tra gli anni 60 e 70. Si è dovuto reinventare, si è reinventato come cinema porno, ahimè. Dico ahimè perché chiaramente il cinema porno non è proprio il massimo per quanto riguarda l'uso e lo sfruttamento del corpo della donna, però questa è stata la sua storia. È rimasto un cinema porno fino alla primavera dell'anno scorso, dopodiché io ed un gruppo di coraggiose e coraggiosi operatori del mondo culturale abbiamo fatto una proposta alla proprietaria di questo spazio, coinvolgendola peraltro nel nostro progetto, e adesso esiste un'associazione che si chiama Cinema Fei e che ha come obiettivo quello di far rinascere questo luogo e far sì che questo luogo non sia più né un cinema né un teatro, ma sia cinema che teatro che qualcos'altro. La nostra ambizione è quella di riaprirlo come hub culturale, come factory, nella quale possano convergere e ritrovarsi iniziative e prospettive nuove per una rinascita culturale. E quale momento migliore di questo, in cui si arriva, ahimè, da ormai quasi un anno e mezzo di lockdown e intermittenza per il mondo civile, ma di lockdown durissimo per l'ambito della cultura, per il mondo del cinema, per il mondo della musica in particolare. La musica è tenuta in vita artificialmente dagli operatori, perché purtroppo dal punto di vista economico è stata assolutamente sottovalutata l'emergenza che si andava ad incontrare con l'interruzione drammatica dei live, dei momenti dal vivo. E quindi la rinascita di un luogo come questo è un messaggio di speranza che vorremmo condividere. È un messaggio di speranza perché il mondo culturale non può e non deve morire, non può e non deve soffocare, perché ogni attore, ogni musicista, ogni performer che dovrà
reinventarsi con altri lavori dopo la dopo il Covid, dopo i lockdown, sarà una perdita immensa per tutti noi, per tutti noi che siamo come dire, operatori, ma siamo anche fruitori del mondo culturale. Quindi il mio auspicio è che questo luogo, che oggi è ancora un luogo vuoto, come potete vedere, è silenzioso, perché se smetto di parlare, questo è quello che accade oggi nei luoghi di cultura, il silenzio. Invece deve tornare la parola, devono tornare gli applausi, devono tornare i sorrisi, deve tornare il palco ad animarsi. Questo è il mio auspicio, che da qui al prossimo 1° maggio ci si possa ritrovare con tanta musica, con tanto cinema, con tanto teatro, con tante performance, con tanta letteratura dal vivo, insomma, con tutto quello che oggi ci manca. Chiedo se posso passare la parola al prossimo intervento. Quindi adesso c'è un momento di sanificazione. Io mi eclisso. È a voi. Buon 1° maggio a tutte e a tutti. È un grande piacere, diciamo, poter dare la parola ai prossimi due interventi. Il primo sarà Gaia, che interviene per il collettivo Chi si cura di te, per raccontarci cos'è stato quest'anno dal punto di vista di chi ha lavorato nella sanità. Sono stati sicuramente tra le lavoratrici e i lavoratori di cui abbiamo sentito più spesso parlare, in termini anche spesso gloriosi, sono stati chiamati eroi, è stata fatta molto retorica, ma poco si è parlato delle loro condizioni di lavoro e di come lavorino già in una situazione ordinaria e di come la pandemia abbia influito sulla loro vita di lavoratrici e di lavoratori. E poi successivamente passerò la parola qua a Flavio del collettivo Mi Riconosci, che ci parlerà di cosa è stato quest'anno nel mondo dei beni culturali. Ciao a tutte, tutti e tutto, sono la dottoressa Gaia De Regibus, faccio parte dell'associazione di mediche e medici Chi si cura di te. Avrei voluto trovarmi davanti al Maria Adelaide, ma per questioni lavorative non ho potuto, quindi ho scelto un consultorio familiare, in quanto come tutta la medicina territoriale negli anni è stata progressivamente definanziata e decostruita rispetto a tutto il resto. Parlare di diritti della sfera della cura non è semplice, in quanto la salute è già in partenza un diritto, troppo spesso dimenticato nella società in cui viviamo. Prendersi cura del nostro corpo, della nostra mente, delle persone che ci circondano e dell'ambiente è dato inaccettabilmente per scontato sia dalle politiche che dai cittadini stessi. Le politiche governative in primis, e regionali in particolare, hanno passato le ultime decadi a investire sugli ospedali, rendendoli iperspecialistici e centralizzare, spesso con l'aiuto di sindacati e associazioni più o meno conniventi, convinti che la cura, quella giusta e che salva, sia solo quella ospedaliera. Nel frattempo la nostra popolazione ha perso il senso e la fiducia della medicina territoriale ed i medici stessi sono passati dalla prevenzione e formazione sanitaria della cittadinanza alla medicina difensiva. I cittadini, con sempre più accesso alle informazioni, hanno perso il senso del porre la domanda al territorio, ritenendo spesso, e mal difesi dai medici territoriali, che la medicina privata, e in particolare specialistica, sia quella che cura. Queste scelte hanno iniziato già da qualche anno, indipendentemente dalla pandemia, a riversarsi sulla curva della qualità della vita dei cittadini e della durata della vita. In entrambi i casi vediamo aprirsi una forbice. Da un lato la popolazione più ricca, soprattutto negli ambienti urbani come la nostra città, che si presenta più in salute e con più possibilità di accedere rapidamente a visite ed esami con una vita più lunga e più sana. Dall'altra parte la popolazione più povera, con una salute più scarsa, un livello più alto di patologie croniche, obesità ed invalidità, e con una durata della vita inferiore e peggiore in termini di salute. Quello che rivendichiamo in primis per la società è un territorio con più strumenti e personale, con più spazi liberi e moderni, dove poter correttamente informarsi e formarsi sulla propria salute, per poterla mantenere il più a lungo possibile.
Per fare questo si deve reinvestire su ambulatori territoriali, creando le case della salute di cui si parla da decenni, in cui poter erogare tutta la diagnostica primaria, esami del sangue, esami di primo livello come ecografie, radiografie e spirometrie. Bisogna formare medici territoriali in numero più elevato e con essi formare più infermieri territoriali. Medici e infermieri di famiglia devono essere in numero adeguato e non mega massimilisti con un numero superiore ai 1600 pazienti, come invece sta accadendo. Questo per poter correttamente dare a ogni... Devo parlare. Oddio. Abbiamo perso la connessione. Noi continuiamo con la nostra diretta quando ci sarà la possibilità di... Perfetto, di riconnetterci, ricontinueremo. Allora, questa è una giornata importante da sempre. Abbiamo deciso con tutto il comitato di in qualche modo raccogliere tutta una serie di esigenze associative da varie realtà per semplicemente dare voce. Lo scorso anno per noi è stato un momento importante di raccolta. I nervi scoperti dalla pandemia sono molteplici, molteplici sguardi, molteplici attori di tutto questo, e in qualche modo il distanziamento sociale non ci permette di parlarci e di radunarci e in qualche modo anche di celebrare la possibilità di raccontare assieme quello che sta accadendo e anche di trovare soluzioni, perché le soluzioni sono sempre possibili quando c'è una collettività che discute e dialoga. Siamo appunto in questo posto, come diceva bene prima Maurizio Pisani, che è un posto molto importante per la città di Torino, che presto, anche grazie alle fondamentali riaperture di luoghi come musei, cinema e teatri, potrà riprendere vita. Quello che pensiamo necessario in questo momento è soprattutto la possibilità non solo di dare voce, ma anche di dare corpo, perché in questa assenza di corporeità, in questa assenza di dialogo, che molto spesso si consumano anche delle tragedie, tragedie personali e tragedie collettive. La possibilità di continuare a parlarsi, di avere dei punti di riferimento, diventa la base, in qualche modo, per continuare ad animare quella che è la festa dei lavoratori del primo maggio. Pensiamo che la cultura sia alla base di questo processo. La cultura non è solo un luogo di produzione, ma anche un luogo di scambio e soprattutto di attivazione di processi sociali, non solo e soltanto culturali. Quando la cultura in qualche modo è asservita soltanto alla produzione, quindi anche in qualche modo alla produttività, sostanzialmente si va in qualche modo a distruggere quella che è la radice e la forza della parola cultura. Nel suo ultimo libro Goffredo Fofi parla di un luogo, l'Italia, pieno di festival che animano con tutta una serie di tematiche molto importanti, quali l'antirazzismo, l'antifascismo, l'intera penisola. Ma la questione più forte, quella che si pone in questi casi, è come mai di fronte a tutto questo in realtà il nostro paese continua ad avere tutta una serie di dinamiche purtroppo razziste, ma anche in qualche modo che non rispettano quelle che sono le differenze di genere, e soprattutto che in qualche modo mettono a dura prova uno strato della popolazione ben definito, come diceva prima la dottoressa Saraceno. In tutto questo la cultura può creare cambiamento, lo può fare solo attraverso l'ascolto e il dialogo, ma se a questa cultura non è permesso in qualche modo di esprimersi, sì, assolutamente per una questione sanitaria, ma allo stesso tempo non solo sanitaria, ma di supporto sociale, allora diviene molto complessa la possibilità di attuare un cambiamento. Quello che noi abbiamo cercato oggi di proporvi è una serie naturalmente di lavoratori essenziali, ma appunto lavorare sul paradosso dell'inessenzialità di tutti gli altri che sono i lavoratori che abbiamo in qualche modo qui presenti, dai musicisti agli attori, ai registi, tutti quelli che in qualche modo durante il primo lockdown, ma anche il secondo, hanno intrattenuto
la popolazione. Beh, di intrattenimento non si tratta assolutamente, è una questione ben più complessa, è un lavoro di ricerca, molto spesso non pagato, è un lavoro di scrittura, molto spesso non pagato, è un lavoro di produzione, molto spesso sottopagato. Lasciamo naturalmente perdere la questione della distribuzione, che naturalmente è poco concepita in Italia. Fortunatamente tutti questi lavoratori della cultura si sono messi in rete, lo stanno facendo riempiendo piazze virtuali e non virtuali, e noi siamo ben contenti di dargli voce. Lascerei la parola al nostro prossimo intervento. Grazie mille. Io vi ringrazio infinitamente per la seconda volta, questa è la seconda volta che partecipiamo a questa bella idea del primo maggio virtuale. A nome del movimento Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali di cui faccio parte, di cui vi porto oggi un po' di idee su quello che è successo in quest'ultimo anno pandemico, su quei nervi scoperti che venivano citati un po' prima nella bella introduzione, e cercando anche magari di fare un minimo di paragone con l'intervento che stava andando in onda, diciamo così, prima del mio. Noi sì, siamo considerati lavoratori essenziali, poi in realtà è più o meno vero, nel senso che la nostra essenzialità viene ridotta a impedirci di manifestare, impedirci di scioperare, e in effetti è per questo motivo che è stata resa a norma di legge l'essenzialità dei nostri posti di lavoro. Sempre per parlare solo di chi è dipendente, ovviamente. Bene, questo che cosa? Questo per dirvi cosa? Che da un certo punto di vista lo Stato ha capito, forse si spera, che noi che lavoriamo all'interno, preferirei degli spazi culturali, che lavorano sui beni culturali, che la cultura è una cosa un po' troppo alta, le parole con la maiuscola mi spaventano sempre un po'. Noi parliamo di spazi culturali, cioè di posti dove le persone possono incontrarsi, possono portare dentro questi posti quei problemi, quelle dinamiche sociali, quelle dinamiche anche culturali che non hanno modo di esprimere nel resto della loro giornata, negli altri spazi che attraversano. Questi spazi culturali e ovviamente i lavoratori e le lavoratrici che li animano e dei quali sono ovviamente essenziali, lo Stato sembra forse abbia capito che siano un nodo fondamentale per la tenuta democratica del nostro paese. Questa cosa la ricevo anche all'intervento dell'anno scorso. Quel piano lì non è andato da nessuna parte. Siamo sempre ancora qui a presentarci come un nodo fondamentale per la tenuta della democrazia, quindi non mi ripeterò su queste cose. Cosa è successo quest'anno? È successo che però sono venuti fuori tutti quei nervi scoperti che venivano citati prima, cioè che a parole da parte della propaganda, in particolare quella del ministro Dario Franceschini, siamo trattati come lavoratori essenziali, come l'anima bella che agita il nostro paese, però poi all'atto pratico, quando si tratta di, anzitutto, diritti per i lavoratori e le lavoratrici, ma diritti anche per chi dovrebbe usufruire di quegli spazi, l'essenzialità scompare, scompaiono i soldi che finiscono esclusivamente al turismo di massa o attraverso dinamiche che comunque servono solo al turismo di massa in pochi piccoli centri sugli oltre 4.000 spazi della cultura, musei, spazi espositivi che ci sono in questo paese. E quindi forse c'è un attimo da cambiare paradigma. Come forse all'inizio della pandemia si cominciava a ridiscutere e a capire di nuovo insieme che il servizio sanitario nazionale è fondamentale per la tenuta del nostro paese, come le scuole sono fondamentali per la tenuta del nostro paese, dobbiamo cominciare a capire, a comprendere che anche gli spazi culturali hanno la stessa essenzialità. Voglio farvi un qualche esempio pratico. Dopo scuola, corsi per l'italiano per gli stranieri, questo welfare di base, questo welfare leggero, molto spesso si esprime, diciamo così, nelle biblioteche, negli archivi, nei piccoli musei che, ripeto, sono presidi di democrazia, cioè sono spazi dove possiamo incontrarci all'interno della nostra cultura. È chiaro che però questo discorso allo Stato non interessa per davvero, i governi degli ultimi 30 anni non sono mai, forse solo in un'occasione, non si sono mai dimostrati davvero interessati a portare avanti un discorso di questo tipo, e tutto questo baraccone importantissimo, che vi ripeto ci tiene uniti, viene portato avanti da chi? Da noi, da gente come me. Io sono un archeologo, ma non solo archeologi, come dicevo, bibliotecari, archivisti, guide turistiche, paleontologi, ce ne sono tantissime di figure all'interno del nostro settore. Vengono portati avanti questi spazi da noi, come?
sottopagati, sfruttati, se non proprio addirittura tramite il lavoro gratuito. La piaga del volontariato sostitutivo di posti di lavoro è assolutamente endemica nel nostro settore ed esiste ben prima di questa pandemia che stiamo vivendo adesso. E vi chiedo solo quanti minuti, quanto tempo ancora? Posso andare? Ok. Allora, appunto, su questo argomento spendo qualche parola in più. Per noi la pandemia non è stata questa gran differenza. Quei pochi soldi che sono arrivati dallo Stato non è che fossero così tanto diversi dai soldi che guadagnavamo prima col nostro lavoro. La pandemia, lo dicevo prima, ha semplicemente gettato un pochino di luce sulla condizione misera che viviamo, sulle terribili sperequazioni che ci sono all'interno del nostro settore. Lo dico spesso, il settore culturale, il settore dei beni culturali è in piccolo uno specchio fedele della società globale che stiamo vivendo, quell'1% che ha la maggior parte delle ricchezze è specchiato fedelmente all'interno del nostro settore. Pochissimi grandi competitor, come dicono loro, grandi aziende, grandi ditte, chiamate come diavolo volete, che hanno la maggior parte dei contratti, che hanno le fette più grandi del mercato e che possono permettersi queste dinamiche perché lo Stato glielo concede, gli esternalizza tutti questi servizi che in teoria dovrebbero essere pubblici e glieli esternalizza e loro si possono permettere di avere questi imperi culturali perché risparmiano terribilmente sul costo del lavoro, cioè abbassano i nostri salari, non ci inquadrano col contratto corretto quando siamo, come si dice, inquadrati con un contratto. Gli esempi di questo tipo potrei davvero farne a iosa, potrei stare qui tutta la giornata a parlare, ma mi sembra il caso di non rubare altro tempo. Vi ringrazio ancora infinitamente per questa occasione. Grazie mille. È un piacere adesso avere con noi Ascanio Celestini, drammaturgo, regista teatrale cinematografico, ma anche attivista e in questi giorni sempre presente per quelle che sono le questioni aperte dei diritti dei lavoratori dello spettacolo, e siamo molto contenti appunto di avere la sua voce molto importante nel panorama italiano. E allo stesso tempo, subito dopo di lui, gli Art Workers Italia, questo gruppo che abbiamo presentato già lo scorso anno a Mondo Nuovo con grande orgoglio, che è riuscito in qualche modo a raccogliere quelle che sono le istanze dei lavoratori dell'arte contemporanea, che in un mondo, quello dell'arte contemporanea, ancora in qualche modo senza molte regole, stanno riscrivendo quelle che sono le possibilità anche per i lavoratori dell'arte contemporanea di avere delle rassicurazioni, non solo in qualche modo sindacali, ma anche rassicurazioni da parte dello stesso Stato. Quindi sono molto contenta di lasciare la parola ad Ascanio Celestini e successivamente ad Art Workers Italia. Grazie mille. Allora, salve a tutte e a tutti. Oggi è il 1° maggio, vabbè, questo lo sapevamo già da alcune ore. Io vorrei, visto che c'è un clima di grande distensione, di gioia, vorrei leggere una favoletta. Un giorno la maestra entra in classe e poggia un buschesino sulla cattedra. Beh, questo bisogna sapere che il buschesino sarebbe quello che in italiano si chiama plum cake. Un giorno la maestra entra in classe e poggia un buschesino sulla cattedra, che non l'avevamo mai visto un buschesino. Una specie di ciambellone piccoletto imbustato nella plastica. Sto fregno buffo si chiama buschesino, dice la maestra. È parecchio buono da mangiare. Chi lo vuole? E tutti alzano la mano. Io. Mica lo posso dare a tutti, perché c'ho solo un buschesino, dice la maestra. Per lo spirito della democrazia toccherebbe dividerlo per tutti voi quanti siete. Ma voi siete 28, cari miei. Che ve mangiate? Una briciola ciascuno? Vi abbasterebbe per riempire la pancia sta briciola democratica di buschesino? Io dico che la democrazia non è sbagliata, dice la maestra, ma il merito è più giusto della democrazia. Da oggi in poi ci avete a disposizione una sola assenza al mese, dice. Chi viene tutti i santi giorni o ne salta solamente uno, alla fine del mese si merita di mangiarsi il buschesino. Da quel giorno parte una gara che nessuno di noi vuole mancare più di un giorno al mese. Ogni giorno entriamo in classe e il buschesino sta sempre lì sulla cattedra.
Lei, la maestra, fa l'appello e poi si guarda il buschesino. Noi sbaviamo tutti e lei ce lo mostra. Oggi lo indica con la mano, domani lo piglia e strofina la plastica, dopodomani ci spinge il dito sopra per farci vedere che resta sempre morbido e perfetto, magnificamente protetto dalla sua plastica igienica. Alla fine del mese fa l'appello e dice: mo vediamo a chi tocca sto buschesino. Di 28 alunni ce ne sono 10 precisi che hanno fatto più di un'assenza. Ne restano, e tutti noi in coro, 18, 18, 18. Bene, e mica possiamo dividere sto premio per tutti voi. Non l'avemmo fatto quando eravate 28, perché lo dobbiamo dividere mo che siete ancora in tanti. Vediamo se ci sta qualcheduno che non ha fatto neanche un'assenza. Scorre il dito sui nomi del registro e dice: 9 alunni. La metà sono venuti a scuola senza saltare manco un giorno. Bravi, ma mica possiamo dividere sto premio tra tutti voi. Non l'abbiamo fatto quando eravate 28, non l'abbiamo fatto quando eravate 18, perché lo dobbiamo dividere mo che siete ancora in tanti. Vediamo chi c'ha la media del 6 e tutti e 9 c'hanno la sufficienza. Vediamo chi c'ha la media del 7 e ne restano solo 4. Vediamo, dice la maestra, chi c'ha la media dell'8 e ce l'ha soltanto Mariannini. Allora non è giusto che Mariannini da solo se mangia il buschesino, dicono tutti quanti. Certo, ma la giustizia non è di questo mondo, dice la maestra. Per lo spirito della democrazia toccava dividerlo e tutti voi avreste mangiato una briciola ciascuno, e invece Mariannini se lo può mangiare tutto per intero. Ma lo vedete che è meglio la meritocrazia della democrazia? Talarico se ne sta zitto. Talarico comincia il mese standosene 2 giorni a casa, i primi 2. Manco ci prova a fare sto percorso netto, a vincere il premio del buschesino. L'aveva visti gli altri ragazzini che in vista della fine del mese pregavano la Madonna di non farli ammalare per non perdere più di un giorno di scuola. L'aveva visti che entravano in classe pure con la febbre a 40 nella speranza di meritarsi il premio, il buschesino. Talarico si alza e dà uno schiaffone in testa a Mariannini, che il buschesino gli va per traverso, tossisce, sputa, diventa rosso. Talarico dice: signora maestra, chi mangia da solo se strozza. Buon primo maggio. Buongiorno a tutte e tutti, io sono Rosario Sorbello e buon primo maggio innanzitutto. Faccio parte dell'associazione AWI Art Workers Italia, un'associazione nata esattamente un anno fa, quindi anche il compleanno di AWI. Un'associazione che si occupa e che nasce al fine di tutelare e riconoscere a livello sociale e politico quella che è appunto la figura dell'art worker, una figura diciamo che comprende diverse professionalità, non solo quella degli artisti, ma anche quella dei curatori, anche quella dei ricercatori, anche quella degli allestitori, insomma di tutte le figure che lavorano all'interno dell'ambito dell'arte contemporanea. Gli obiettivi dell'associazione sono quelli appunto di far emergere questa categoria di professionisti e quindi di riuscire a tutelare i diritti di questi lavoratori, cosa che diciamo fino a questo momento non avviene, proprio perché è una categoria che sembra essere abbastanza come dire, poco visibile agli occhi della politica e delle politiche culturali. Quello che AWI fa è sostanzialmente un lavoro che utilizza gli strumenti della pressione politica, della formazione, dell'autoformazione, ma che è anche e soprattutto utilizza azioni pratiche, cioè interventi molto operativi affinché si possa proprio cambiare la condizione dell'intero settore, la condizione lavorativa dell'intero settore.
Un esempio recente delle varie attività che abbiamo svolto finora è, per esempio, quello che è avvenuto ieri a Milano, al piccolo teatro aperto di Milano, dove appunto è stata avuto luogo la prima Assemblea Nazionale di AUI, durante la quale abbiamo avuto modo, per esempio, di intervenire in maniera quindi diretta e puntuale rispetto a delle integrazioni di un disegno di legge che è appunto stato elaborato da poco da alcuni senatori con cui abbiamo avuto la possibilità di interloquire e quindi abbiamo trovato e cercato la possibilità di un dialogo e di un intervento diretto. Proprio sulla proposta specifica del disegno di legge che riguardava appunto il riconoscimento della figura dell'artista. Tra le varie attività, e con questo concludo, AUI ha anche ultimamente, anzi negli ultimi mesi, elaborato in collaborazione con ACTA la prima indagine di settore rispetto alla categoria in questione. Una indagine finalizzata appunto innanzitutto ad avere un quadro abbastanza chiaro di quella che è la condizione lavorativa nella quale appunto versano i lavoratori dell'arte contemporanea. E quindi sto per finire il mio intervento e vorrei proprio concluderlo fornendovi i primi dati che sono emersi proprio da questa indagine, dei dati che mi limiterò a leggere, non commenterò perché sono già abbastanza, come dire, significativi ed eloquenti rispetto alla condizione in cui ci troviamo. Quindi vi saluto già e mi accingo quindi a leggere questi dati. Il 50% degli art workers per l'anno 2019 ha avuto un reddito annuo lordo che non ha superato i 10.000 euro. Nel corso del 2020 la situazione è rimasta sostanzialmente invariata. Per il 60% delle art workers una giornata di lavoro viene remunerata al lordo meno di 100 euro. Nel 2019 il 43% delle art workers ha lavorato tra le 40 e le 60 ore a settimana. Il 15% ha lavorato più di 60 ore settimanali. Ma solo il 20% delle art workers dichiara di venir retribuito per tutte le ore di lavoro necessarie allo svolgimento della professione. Rispetto agli incarichi svolti nel 2019, il 45% degli art workers dichiara di non aver ricevuto alcuna retribuzione, neanche sotto forma di rimborso spese, costi di produzione e quant'altro. Circa il 40% dei lavori svolti nel 2019 dalle art workers non sono stati regolarizzati da contratti scritti. Circa il 45% delle art workers esercita la professione attraverso la modalità contrattuale della prestazione occasionale. Solo per il 38% delle art workers i proventi derivanti dal lavoro nell'arte contemporanea costituiscono la fonte di reddito principale. L'80% delle art workers svolge uno o più lavori al di fuori dell'ambito dell'arte contemporanea per potersi mantenere. Il 60% delle art workers dedica tra le 16 e le 40 ore settimanali per svolgere queste attività. L'88% delle art workers non è iscritta a un sindacato o a un'associazione di categoria. Infine, concludo dicendo che il 90% delle art workers ha una formazione specifica in ambito artistico. Circa l'85% ha una laurea magistrale o un grado di formazione superiore. Buon 1º maggio a tutte e tutti.
Grazie mille ad Art Workers Italia, è molto interessante sia il lavoro di ricerca che state facendo, sia il lavoro di sensibilizzazione che è stato appunto davvero ben strutturato anche ieri negli incontri milanesi. C'è davvero necessità in questo momento di questa riorganizzazione che devo dire non ha grandi precedenti in Italia. Sono molto contenta ora di poter presentare la presenza qui di Erika Valfrè della CGIL che in questo momento ci permetterà di dare in qualche modo uno sguardo complessivo su quello che sta avvenendo nel mondo del lavoro. Siamo molto contenti del suo tempo, è assolutamente prezioso e pensiamo che sia in qualche modo fondamentale in questo percorso unire tutta una serie di voci che sono voci che in qualche modo raccontano uno spaccato d'Italia purtroppo in questo momento silenziato. Per fare un piccolo e breve inciso rispetto a quello che sta accadendo in questa mattinata, pensiamo che il fatto di essere qui fisicamente in sicurezza al Maffei, ma allo stesso tempo essere in molte piazze d'Italia e in alcune case delle persone che attualmente stanno lavorando quotidianamente perché questi diritti vengano rispettati, sia un atto di solidarietà e di collettività per noi molto importante e fondamentale per sia raccontare ma allo stesso tempo per radunare e celebrare questi momenti. Quindi lascio la parola ad Erika Valfrè. Grazie mille. Grazie per l'invito. Parto proprio dalla cosa che dicevi tu, dal modo che abbiamo scelto per celebrare il 1° maggio quest'anno. Proprio perché ci sono delle limitazioni abbiamo pensato che una diretta Facebook, quella che abbiamo organizzato come CGIL e CISL UIL, fosse il modo migliore, una piazza virtuale e per questa ragione una piazza grandissima per permettere a tutti e tutti di essere insieme quest'anno per festeggiare, o meglio raccontare che cos'è il lavoro in occasione del 1° maggio. La situazione del lavoro a Torino, ma come in Italia, non è una situazione piacevole. È una situazione che ha visto con la pandemia accentuarsi tutte le difficoltà e le situazioni di crisi che erano già presenti, prima. Noi viviamo in una città che è fortemente caratterizzata dall'industria, ma noi già nel dicembre del 2019 avevamo con una fiaccolata denunciato le difficoltà per questo settore di ripartire, di rilanciarsi. Una città dove sono presenti tante lavoratrici e lavoratori che lavorano nel terziario, che sono quelli che poi sono stati più penalizzati in questo periodo di pandemia. Pensiamo al tempo in cui hanno dovuto aspettare la cassa, pensiamo al blocco dei licenziamenti che per ora è prorogato per alcuni fino al 30 giugno, per altri fino al 31 ottobre e che quando terminerà rischierà di lasciare a casa tante lavoratrici e tanti lavoratori. D'altra parte, durante la pandemia, ce lo dicono i dati Istat, in Piemonte 52.000 posti di lavoro sono già stati persi e sono posti di lavoro che interessano principalmente donne e giovani, che sono quelli che nel mercato del lavoro sono quelli più penalizzati. Oggi in piazza, nella piazza virtuale del 1° maggio, abbiamo provato da una parte a raccontare queste situazioni di difficoltà e poi abbiamo anche provato a lanciare una proposta per rilanciare il nostro territorio, per rilanciare il paese. Per noi, per far ripartire il lavoro nella nostra città, bisogna investire fortemente sull'innovazione. Investire sull'innovazione in tutti i campi, in campo industriale, nel campo del terziario, investire nell'innovazione nel settore pubblico. Bisogna però coniugare l'innovazione con il rispetto dei diritti delle persone che lavorano. Quello che abbiamo visto in questi anni è un lavoro sempre più frammentato, un lavoro diviso, un lavoro sempre più precario. Ecco, pensiamo che restituire diritti al lavoro sia il modo migliore per far ripartire il nostro paese. Lo slogan del 1° maggio di CGIL e CISL UIL a livello nazionale, ma anche a livello torinese, è l'Italia sicura con il lavoro. Sicura perché abbiamo visto quanto è stato importante in quest'ultimo anno il ruolo del servizio sanitario per prendersi cura appunto delle persone che si ammalavano. Sicura però anche perché, come abbiamo visto in questi ultimi giorni,
ci sono stati altri infortuni mortali che hanno, non a caso riprende a lavorare il settore dell'edilizia e immediatamente ci sono di nuovo lavoratori che perdono la vita. E allora forse bisognerebbe pensare a, ecco, il Covid è come se avesse spento la luce non solo su tante attività ma anche su un modello di società e di sviluppo che sfruttava le persone e l'ambiente. Ecco, noi quello che vogliamo dire, quello che pensiamo è che questa luce che si deve riaccendere non può farci tornare a dove eravamo prima. E quindi una luce, un faro che abbia come obiettivo quello della promozione dell'uguaglianza. Una luce quindi che permetta al lavoro di riprendere, un lavoro in sicurezza, un lavoro con diritti, un lavoro nelle quale le ragazze e i ragazzi possano vedere riconosciute le loro capacità, le loro professionalità. Un lavoro per cui spesso, quando i giovani entrano, spesso non solo sono costretti al precariato, ma spesso viene raccontato loro che il lavoro è un favore, che fai un tirocinio, uno stage, magari non ti pagano perché così impari, non riconoscendo quindi il valore fondamentale che ha il lavoro. L'altro aspetto che abbiamo voluto sottolineare nella nostra piazza virtuale del primo maggio è che il Covid sicuramente ha avuto degli effetti pesanti sull'economia, ha avuto degli effetti pesanti sul lavoro, degli effetti pesanti sulla sanità, ma soprattutto ha fatto emergere l'importanza delle relazioni. Noi ormai ci siamo abituati, no? A essere distanziati, ad avere il viso coperto dalle mascherine, ad essere lontani gli uni dagli altri. E invece le relazioni sono importanti. Le relazioni sono importanti per ricostruire una comunità, per ricostruire un ruolo collettivo. Le relazioni sono importanti in tutti i campi. E allora agire non soltanto per ritrovare e mettere al centro l'uguaglianza, ma anche per ricostruire legami e relazioni, per noi per esempio vuol dire permettere di nuovo ai parenti di andare a trovare gli anziani nell'RSA. Ricostruire relazioni vuol dire anche pensare a come sono cambiate le città e quindi costruire degli spazi dove le persone possano trovare dei luoghi per incontrarsi, delle città dove si possano trovare i servizi o le cose che a ciascuno servono più vicini. Ricostruire relazioni vuol dire anche affrontare le nuove forme di lavoro come il lavoro da remoto, pensando che le persone non devono essere da sole. Ricostruire relazioni vuol dire soprattutto sapere che il lavoro è frantumato, il lavoro è diviso, che dentro la crisi non tutti hanno pagato lo stesso prezzo, che non soltanto a Torino ci sono due città, come spesso abbiamo detto, ma ci sono tante cittadelle, tanti gruppi, tanti soggetti che hanno condizioni diverse e che tra di loro non comunicano, non si parlano. Ecco, ricostruire relazioni per noi è il centro per far vivere meglio la nostra città. La proposta quindi che abbiamo messo in campo oggi è per far ripartire Torino, innovare nel rispetto dell'ambiente, rispettando e rafforzando i diritti delle persone che lavorano, difendere e creare lavoro di qualità e ricostruire relazioni, ricostruire una collettività e una comunità in cui tutti possano riconoscersi come cittadine e cittadini. Allora, io riprendo la parola e ringrazio Enrica Valfrè di CGIL per l'intervento politico molto importante e presento i prossimi due interventi, che sono due interventi che hanno a che fare con il mondo della musica, in particolare con il movimento che si è attivato durante quest'ultimo anno per riportare l'attenzione sui temi dei diritti dei lavoratori del mondo dello spettacolo, del mondo della musica, diritti appunto che in quest'ultimo anno sono stati un po' trascurati dalla politica mainstream, ovvero da chi ci governa, che purtroppo ha tutelato molto poco i loro diritti, soprattutto i loro diritti alla sopravvivenza e alla sussistenza. Allora io adesso lancio questo altro slot in cui sentiremo la testimonianza e le parole prima di Roy Paci e poi di Bebo e dello Stato Sociale. A voi.
Ok, innanzitutto buongiorno a tutti, scusate i problemi che ho causato da solo perché non avevo capito che ero già online. Un buongiorno a tutte e a tutti quanti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito a questo vostro primo maggio alternativo, questo un omaggio che tanto somiglia a quello che ho appena, diciamo, chiuso con i compagni e le compagne di Taranto, perché anche quest'anno noi senza musica, ma ci siamo riuniti in maniera virtuale per cercare sempre di fare quello che abbiamo fatto da quasi 10 anni a questa parte, portare sempre le problematiche delle varie zone d'Italia, dei territori, delle zone più bistrattate d'Italia, e le abbiamo messe su quel palcoscenico. E abbiamo alternato gli interventi la musica, quindi la musica in questo caso non come motivo principale per andare a Taranto, per andare a vedere il vero un omaggio dei lavoratori, ma la musica come altoparlante, come amplificatore di tante voci, voci che arrivano dalla Terra dei Fuochi, le voci che arrivano dai Nomos, dai Notap, dai Notav, le voci di tutti coloro i quali sono sempre rimasti lì in un, direi quasi isolati, i cosiddetti invisibili, come li chiama compagno Abubakar. E io in questo caso non posso che, da musicista, affrontare quello che è appunto la parte degli invisibili in musica, cioè coloro i quali in questo anno e mezzo di pandemia hanno dovuto, oltre al fardello gravoso di questo momento per tutti in effetti difficile, ma hanno anche dovuto vivere la paura della perdita del lavoro. E molti hanno vissuto una paura, che è una paura anche generata dalla loro instabilità. I musicisti e gli operatori dello spettacolo da sempre vivono di non regole, perché non ci sono mai state, perché mai nessun governo si è degnato di uniformare il lavoro dell'operatore dello spettacolo a quello che è il lavoro di tutti, nei doveri e nei diritti. Noi abbiamo avuto fino adesso solo doveri. Ora, molte volte quando ci esponiamo, io, Antonio Diodato e gli altri musicisti stessi, anche ho visto anche quello che è accaduto al buon Tiziano Ferro, che è stato attaccato da accuse, noi ci mettiamo qui la faccia davanti proprio perché parliamo dei nostri compagni di viaggio, noi parliamo di quelli che lavorano dietro le quinte. Io, come facciamo a Taranto e come state facendo voi dignitosamente a Torino, noi facciamo da amplificatore a quelle che sono le problematiche di gente in questo momento che si ritrova senza davvero un tozzo di pane per poter sopravvivere. Questo perché, ricollegandomi al discorso di prima, perché non è mai nessuno, io tra l'altro ho vissuto parecchie, diciamo, ere politiche, avevo già provato nel lontano 95, se non erro, con il governo Prodi, eravamo lì un po' di musicisti a tentare di scardinare questo non sistema sulla musica e sugli operatori dello spettacolo, e non ci siamo riusciti, ma proprio perché la politica è stata sempre assente. La politica non ha mai dedicato il tempo dovuto a quello che è stato la regolamentazione, e soprattutto quello che chiediamo adesso a voce alta, e soprattutto lo facciamo grazie a strutture come La Musica Che Gira, quello che chiediamo sono le riforme sostanziali di questo nostro settore, un settore che appunto ha avuto difficoltà anche a rapportarsi con quello che era il nero, il lavoro nero, perché molti musicisti, perché non sono tutti dei top player e godono di paghe alte e di riconoscimento di contributi, anche molti lavorano in piccoli teatrini, in piccoli live club, e quelli sono importanti tanto quanto i palasport, i live club piccoli, i posti come appunto le officine corsare, hanno bisogno di una maggiore, secondo me, attenzione. Hanno bisogno di una maggiore attenzione perché è un'attenzione che va fatta proprio perché quelli sono i focolai dei musicisti e degli operatori e dei tecnici, dove nascono i progetti belli. Quindi è incredibile che tutto questo
sia stato messo da parte, con la conseguente poi anche, ahimè, devo dire, bruttura della chiusura di tanti di questi posti. Ed è allucinante pensare che in questo momento si possa vivere tutto questo senza assolutamente non battere i pugni. Lo stiamo facendo in tanti modi, mi hanno invitato, sono stato seduto al tavolo appunto del forum dello spettacolo, ho cercato di far capire a tanta gente ignorante, perché ecco, non è offensivo, ma molti in politica sono ignoranti, quello che era perlomeno anche una scopiazzatura, ho consigliato di copiare dall'amico del banco accanto, dalla Francia, dalla Germania, visto che io ho vissuto anche all'estero e ho avuto anche sono stato sotto una regolamentazione di uno statuto per i lavoratori dello spettacolo francese, mi sono reso conto che le cose, ma già anni fa, 20 anni fa, erano completamente diverse, c'era una maggiore attenzione a quelli che lavoravano all'interno. Ecco, io ho cercato anche di aiutarli e continuiamo a cercare di aiutarli con quelli che sono i musicisti e i tecnici che operano all'interno di tutta una serie di strutture che si sono formate sin dall'inizio, appunto come la musica che gira, ma anche che poi sono tutti i nostri management, i nostri uffici stampa, sono le persone che lavorano dietro le quinte, ma l'abbiamo fatto anche con i movimenti, e uno dei movimenti più importanti appunto è quello che ha messo su mio fratello Abubakar, che molti di voi conoscono, e che è una persona meravigliosa e che non vuole essere a capo del movimento, ma vuole affiancare e supportare tutti gli invisibili. E la cosa più importante è quella proprio che quest'anno finalmente anche i musicisti, anche i tecnici hanno notato definitivamente che è l'unione quella che ci permette di portare avanti anche in Parlamento determinate storture che esistono in questo nostro mondo. È l'unione delle voci che fa forza e dà potenza a questa lotta che noi dobbiamo crederci fino in fondo e portare avanti, perché grazie a questa lotta che noi andremo a fare, e che non è una lotta sicuramente effimera, perché è una lotta concreta, una lotta di tutti quelli che veramente non sono stati mai presi in considerazione se non sfruttati nelle campagne, come rider, come tecnici, come operatori che sono sempre stati lì dietro l'ombra, ma che hanno fatto sì che le cose belle si avverassero. Io non posso che essere grato a tutti coloro i quali lavorano e si adoperano per la costruzione di un palcoscenico, di un installamento delle luci, ma anche quelli che vengono a fare catering, quello che vengono a portare il mangiare. E quindi lo sforzo adesso che facciamo mettendoci insieme è quello di uscire proprio dall'ombra, dal silenzio che noi invisibili, quelli della musica, vengono relegati. Bisogna farsi ascoltare per avere risposte proprio concrete da chi di dovere, dalle istituzioni, e possiamo solo riuscirci appunto facendo unità, creando momenti anche come quello che avete creato adesso, che io sono veramente grato di essere stato essere qui con voi quest'oggi per far sentire proprio i nostri anche cuori, che oltre la forza, l'indignazione, ma anche i nostri cuori sono pieni di speranza. La speranza è la parola, secondo me, che più tanto arricchisce un vocabolario che appunto come quello di Abubakar, che è un vocabolario di tutti gli invisibili in movimento. Io sono qui a rappresentare anche parte degli invisibili dello spettacolo, ma io vorrei, ecco, in questo momento tornare a lavorare con loro, tornare ad affiancare loro, perché loro sono la nostra famiglia, loro sono quelli che hanno da sempre fatto sì che tutto il mondo dello spettacolo si avverasse, e non finirò mai di manifestare, lottare per i loro diritti, lottare in questa seppur piazza virtuale a fianco di quella che è anche una resistenza, perché no, diciamolo pure, anche una resistenza politica e anche civile, morale, quella che mi hanno insegnato i grandi maestri che io considero tali, maestri come Don Gallo e come Peppino Impastato, che mi hanno piantato dentro questa linfa vitale che va alimentata con momenti come questo, di unione e soprattutto di grande vicinanza umana. Grazie a tutti voi. Ciao, sono Bebo dello Stato Sociale. E qualche giorno fa mi ha chiamato Luca,
che non sentivo da qualche settimana, e con il suo splendido accento piemontese, non proprio torinese, insomma, non è nato sotto la Mole, mi fa: Bebo, vorresti mandare un tuo contributo come è successo l'anno scorso per il primo maggio? E io ho detto: cavolo, certo che sì, che lo voglio fare. E mi sono messo lì per qualche giorno a riflettere a cosa mi sarebbe piaciuto dire e cosa avrei voluto leggere, magari, insomma, per usare delle parole di qualcuno più bravo di me, sicuramente. E non ho trovato le cose giuste, insomma. Sono i giorni in cui si è approvato il famoso recovery plan, che è il 30, quindi ieri, è stato inviato ufficialmente alla Comunità Europea. Sono giorni di scontro politico su temi come, non so, il coprifuoco, che pur mi riguarda da vicino, essendo un lavoratore della vita notturna principalmente. E quindi ho pensato che effettivamente, dopo più di un anno di pandemia, più di un anno di difficoltà lavorative mie, ma di tutti poi, in fin dei conti, ci fosse davvero poco che mi risollevasse l'umore, che mi risollevasse, come dire, l'immaginazione. E andavo a sbattere sempre sui soliti nomi. Non che non siano importanti quei nomi lì, mi veniva in mente qualcosa di Mark Fisher, mi veniva in mente qualcosa del subcomandante Marcos, mi venivano in mente cose di Gramsci, addirittura andando proprio a inizio Novecento, dato che poi anche pochi giorni fa è stato il 25 aprile con il suo Odio gli indifferenti. E quindi mi sono ritrovato un po' così sperso, e ho deciso quindi di andare a braccio, di provare a dire delle cose di senso per un tempo sufficientemente congruo ma limitato. La verità è che un anno come questo ci ha insegnato, ed è il caso di dirlo, proprio a 365 giorni di distanza da quelle parole di ipotesi e speranza, che è più che mai necessaria la pratica, è più che mai necessario tenere alto il livello di confronto e, laddove necessario, anche tenere alto il livello del conflitto sociale, del conflitto dei lavoratori contro chi detiene i loro diritti e glieli nega. È necessario continuare, appunto, citando il subcomandante Marcos, a camminare domandando, ma non domandando chissà poi che cosa mi viene da dire, no? Domandando le cose che hanno a che fare con il banale svolgersi della vita all'interno del contesto lavorativo, che sono fatti di dignità salariale, per esempio, no? Non è previsto un salario minimo legale in questo recovery fund, ed è assurdo che un paese che si proclama del primo mondo come l'Italia non abbia previsto una misura piccola ma importante per la dignità di tutti. È importante domandare diritti, nel nostro caso, di lavoratori discontinui, di un reddito di continuità, perché ci sono delle forme lavorative che non prevedono i 5 giorni su 7 o i 6 giorni su 7, non prevedono di avere uno stipendio emesso da un datore di lavoro chiaro, ma molto spesso diverso, di volta in volta, di tour in tour, di committente in committente, che ha bisogno magari anche di tanta ricerca, che ha bisogno anche dei necessari periodi di pausa. È un primo maggio di lavoro e di non lavoro, soprattutto, ecco. Io ho imparato quest'anno che ci sono centinaia di migliaia, se non milioni, di lavoratori che si somigliano e non lo sanno, ecco. Ci somigliamo in tanti, ho scoperto questa cosa qua, nelle difficoltà, nella richiesta di riconoscimento. Persino uno come me, che non più tardi di 2 mesi fa era sul palco di Sanremo, ha delle richieste simili a un intermittente dell'agricoltura o un facchino della logistica, un rider che vi porta a casa il sushi perché stasera effettivamente non avevate voglia di cucinare, ed è giusto anche non avere voglia di cucinare, io penso, perché alle volte poi, anche se ci dicono che lo smart working effettivamente
ci toglie un po' di quella nevrastenia tipica del traffico cittadino. Poi in realtà sulla mia pelle io ho sperimentato un'alienazione che mai prima avevo sperimentato. E quindi non mi sento, insomma, di essere all'altezza di un primo maggio, ma perché vivo in un contesto che probabilmente non è all'altezza di poter dire la festa dei lavoratori. Ci sarebbero motivi di far festa, probabilmente, sarebbe bello averceli, e non ci sono. Non ce ne sono a sufficienza, anzi. Però io credo e sento soprattutto che c'è una voglia e la necessità di rilanciare in alto il sogno di un lavoro dignitoso, c'è la necessità e il bisogno di rilanciare in alto l'organizzazione dei lavoratori, la sindacalizzazione dei lavoratori, e scoprire appunto che le nostre necessità non sono quelle degli individui, ma sono molto spesso di settore, e molto spesso, come citava lui, sì, davvero molto più bravo di tutti di tanti altri, sono necessità di classe sociale. Ecco, stiamo riscoprendo che esistono le classi sociali. Un anno e più mesi di pandemia l'hanno magnificato e l'hanno reso plastico, e quindi sarebbe bello che andassimo verso, come diciamo da sempre, da troppo tempo, una diminuzione delle differenze tra i grandi ricchi, le persone normali, medi, borghesi, si diceva un tempo, e soprattutto i poveri e i più poveri. E quindi questo è il mio augurio, che sia un primo maggio tutti i giorni, un primo maggio di lotta. E adesso è arrivato il momento di presentarvi alcuni estratti video, contributi. Ringraziamo Loizzi, ma anche i fratelli De Serio. Siamo molto contenti della loro testimonianza, perché in questo momento storico non solo le sale, ma anche la produzione del cinema, in qualche modo, che rispetta la biodiversità culturale, quindi non un cinema solo pensato per le piattaforme digitali, va assolutamente sostenuto. Stiamo assistendo in qualche modo ad un'invasione di campo, a un'iperdigitalizzazione. Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione accelerata dalla pandemia, che sta portando su vari fronti della filiera, naturalmente quello della produzione, quindi del set, fino ad arrivare appunto alla distribuzione cinematografica e quindi alla presenza delle sale, stiamo assistendo a qualcosa che ovviamente non è mai accaduto prima. In questo momento è fondamentale raccontare quanto la sala e la presenza e la possibilità di vedere film su grande schermo contribuisca a mantenere la possibilità di un'espressione differente, un'espressione di ricerca, un'espressione non formattata secondo standard globalizzati, ma non solo globalizzati, standard per lo più televisivi e non cinematografici. Sì, è vero, le piattaforme stanno facendo molto per la produzione in Italia in questo momento, ma è necessario allo stesso tempo mantenere la possibilità per giovani autori e giovani autrici. Ricordiamo questo divario di genere inquietante, ovvero solo una persona, ovvero una regista donna su 10 arriva al cinema col proprio film, e soltanto, diciamo, in pochissimi CDA che in qualche modo forniscono i capitali per la produzione dei film stessi c'è una composizione femminile, e questo è stato evidenziato dalla ricerca DEA di 2 anni fa, che ha avuto degli aggiornamenti non proprio positivi. Tutto questo per dire che attualmente difendere la possibilità di una produzione, di una filiera indipendente in Italia, vuol dire difendere sguardi e contronarrazioni. Ed è per questo motivo che sono molto contenta di lanciare i contributi dei fratelli De Serio, autori naturalmente riconosciuti a livello nazionale, molto importanti anche per la città di Torino, per la presenza del piccolo cinema in Falchera. Quindi grazie mille e vi lascio ai loro contributi. Ciao a tutti e buon primo maggio, grazie per questo invito, grazie per l'organizzazione anche di questo corteo virtuale. Ammetto un po' di tristezza, perché naturalmente i miei ricordi, anche un po' di nostalgia, perché i ricordi che ho del primo maggio, naturalmente, come spesso, come credo molti di voi hanno,
sono legati naturalmente alla manifestazione in piazza e a quella presenza anche fisica, palpabile delle persone intorno a noi, e del ritrovamento anche di persone che magari non si vedono per un anno intero, ma le si ritrovano lì in piazza. Quindi spero davvero che in questo momento ci siano queste persone collegate. In qualche modo mi piace pensare che siamo di nuovo tutti insieme. Mi ricordo che proprio con nostro papà, noi sulle spalle dei nostri genitori percorrevamo quando eravamo piccoli le strade del centro di Torino durante il 1º maggio e ultimamente naturalmente avevo preso a frequentare questa giornata con i miei bambini a spalle, ripetendo un po' quello che era stato per me tanti anni fa. E proprio negli ultimi anni, dietro il gruppo dell'Arcicittadino, sfilavamo con lo striscione del Piccolo Cinema, Società di Mutuo Soccorso Cinematografico. E questa idea del mutuo soccorso cinematografico ci è sempre stata cara, proprio perché pensiamo che il cinema, in generale l'arte, la produzione artistica, possa essere un modo per mettere insieme le persone, per aiutarsi in modo reciproco, non soltanto per capire meglio come si produce la cultura e come il dietro le quinte rispetto alla produzione culturale, ma anche per capire meglio la vita, per capire meglio l'essere umano, la sensibilità umana, le nostre emozioni. Ecco, io credo che l'essenzialità del nostro lavoro sia proprio basata su questa profonda connessione con l'animo umano, con l'essere umano. E quindi un anno di distanziamento, di pandemia, ma anche di fatto interruzione, per esempio degli spettacoli teatrali, per esempio delle produzioni cinematografiche per un buon numero di mesi e delle mostre dei musei che sono rimasti chiusi, beh, ha fatto male all'essere umano. Sono convinto che questo momento sia stato non soltanto un grande buco nero nella nostra esistenza, ma anche forse un'occasione sprecata per riflettere, per ragionare sull'essenzialità del nostro lavoro, che è fatto da miriadi di tasselli che compongono un mosaico altrettanto sterminato, difficile da vedere nella sua globalità, e proprio per questo affascinante, di volta in volta interessante da esplorare, da scoprire, e che in qualche modo appartiene in modo trasversale a tutte le classi sociali, a tutte le fasce di popolazione, anche dal punto di vista anagrafico. Quando andiamo al museo con i nostri bambini, quando andiamo al cinema con i nostri bambini, o quando invece facciamo uscire i nostri anziani, li portiamo a vedere uno spettacolo di teatro, un momento di festa collettiva, beh, questo vuol dire in qualche modo non soltanto nutrire il nostro sentire, il nostro essere umani, ma anche dare valore, quindi valorizzare, sottolineare l'importanza dell'essenzialità del lavoro che sta dietro le quinte. A questo punto auguro davvero un buon 1º maggio a tutti quanti. Ciao. Il lavoro artistico o lavoro culturale non è un ossimoro. Sono due termini che stanno benissimo insieme e devono stare insieme, però sembra, a quanto pare, che ce lo si è un po' dimenticati in quest'anno di pandemia e di conseguenti lockdown. Ora, in questi tempi bui, appunto, però, invece, è ancora più fondamentale riconoscerne l'abbraccio tra questi due termini, la loro indissolubile unità. Dietro quella punta dell'iceberg che può essere intrattenimento, decoro, piacere, che è appunto un'opera d'arte, c'è un mondo di lavoro, di professionisti che collaborano, che creano comunità anche di lavoro. Penso a una troupe cinematografica o a una compagnia teatrale, per esempio. E questo suo creare in modo quasi naturale, per definizione, comunità, poi si allarga al pubblico, creando un'ulteriore comunità e quindi rivelandosi essenziale non solo dal punto di vista economico, ma anche, mi verrebbe da dire, spirituale. Il ruolo dell'arte e della società è enorme per ognuno dei singoli fruitori o dei singoli spettatori. A volte può essere salvifico, catartico, può aiutarci a elaborare un lutto, una perdita, un abbandono. Quindi ognuno di noi sa quanto possa essere fondamentale una canzone, uno spettacolo, un film. Eppure ce lo si è dimenticati. E
cosa si è guadagnato in quest'anno? Ma forse si è guadagnato in silenzio, in meditazione, ci si è raccolti un po' di più, dando più valore anche alle piccolissime cose, alla natura urbana, per esempio, spesso, a cui spesso siamo indifferenti, o anche soltanto al proprio respiro. Io personalmente non ho fatto indigestione di contenuti in streaming, anzi devo dire che ho colto l'occasione per disintossicarmi, per purificarmi un po'. Sono uno che pensa ancora che l'arte vada un minimo condivisa, che sia un fatto collettivo. Vedere una mostra online senza avere la possibilità di scambiare un'opinione con qualcuno abbassa notevolmente il grado di dopamina rilasciata, ecco, a mio avviso. E così come vedere un film a casa scelto tra milioni di altri contenuti possibili, manca forse quella chimica, no? Che rende la visione in una sala, per esempio, un'esperienza. E invece viene risaltato l'aspetto consumistico della fruizione dell'arte, rendendoci tutti un po' simili tra di noi, passivi nel nostro essere passivi e proni alla proposta, all'offerta culturale che si fa e che diventa sempre da culturale sempre di più commerciale. Buon primo maggio a tutte e tutti, le lavoratrici e i lavoratori. Buona festa. Ciao a tutte, ciao a tutte, ciao a tutti, sono Massimiliano Loizzi, se non sapete chi sono, vabbè, un problema vostro, no scherzo, no, dico sul serio. Allora, mi hanno chiesto di fare un video parlando del primo maggio, della festa del lavoro nel 2021, nell'anno della pandemia, e devo dire che sto avendo grandi difficoltà, questa è la sesta volta che spengo e riaccendo, perché dico, ma che cazzo stai dicendo, perché le cose che avrei da dire sono tantissime, ma non riesco a metterle tutte insieme in modo quasi logico, mi viene da valutare, da sparare cazzate, e quindi è molto difficile, questo perché? Perché per un lavoratore dello spettacolo, quale sono io, mi conoscerete perché sono più famoso di Gesù in questo momento, per un lavoratore dello spettacolo parlare di lavoro nel 2021, in quest'anno terribile, è davvero una cosa drammatica, perché i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo sono forse la categoria in assoluto che più ha subito quest'anno, insieme ad alcune altre, insomma non stiamo qui a fare l'elenco perché l'ho fatto negli altri 6 take e poi durava 8 minuti, insomma, sicuramente siamo i lavoratori e le lavoratrici che in assoluto hanno patito di più, perché per più di 15 mesi siamo stati completamente chiusi, non abbiamo potuto lavorare, i sostegni che abbiamo avuto e come cassa ex Empas, come cassa di lavoratori dello spettacolo, poi possiamo accedere solo a quelli, sono pochissimi, poco meno di 5.000 euro in 15 mesi. Questo perché tutto lo spettacolo dal vivo, che è un comparto di 590.000 persone, qui non fanno parte solamente attori e attrici bellissimi, insomma, come me, o musicisti, artisti, ma lavoratori, lavoratrici che lavorano dietro le quinte, tecnici, tecniche, maestranze, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un comparto che contribuisce anche al PIL del paese in modo notevole, ma nonostante questo, gran parte, insomma, per gran parte di quest'anno, Franceschini se ne è sbattuto il cazzo, che lui sarebbe il ministro che si occupa della cultura e dello spettacolo dal vivo in Italia. Questa è una dimostrazione del fatto che per più di 15 mesi, nonostante i luoghi dello spettacolo dal vivo sono stati conclamatamente, per esempio questa parola lo dovrei rifare, questo take, ma non lo rifarò, è appurato che sono luoghi sicuri, perché per tutta la durata dell'estate in cui si è fatto spettacolo c'è stato un solo cluster assicurato, cioè un solo contagio in più di 2 mesi e mezzo. Quindi con il dovuto distanziamento, con le mascherine, con il controllo della febbre, eccetera, eccetera, i luoghi dello spettacolo al vivo sono luoghi sicuri, ma nonostante questo sono stati tenuti chiusi per tutto questo periodo, tranne il Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo Show, proprio non cognome, lui non ha mai chiuso, si è continuato a fare proprio tutti quanti, anche col teatro pieno. Questo perché? Perché Maurizio Costanzo è morto 20 anni fa, ma lui non lo sa, quindi è una mummia, infatti se lo vedete parla così, e tutti quelli che sono dentro il Maurizio Costanzo sono finti, cioè sono morti anche quelli, cioè dei zombie praticamente. Quindi, a parte Maurizio Costanzo Show, tutto lo spettacolo dal vivo, alcuni pochissimi casi dove girava il Gano come Sanremo, sono stati chiusi. Quindi 590.000 persone che nella stragrandissima maggioranza dei casi non hanno potuto lavorare. E quindi che cosa è accaduto? Che è venuto fuori a galla, si è scoperchiato il vaso di Pandora, che poi non ho mai capito chi è Pandora, perché dicono il vaso di Pandora, cioè però poi non dicono mai chi è Pandora. Però è come quando dicono, vabbè, 2 più 2, e poi non dicono mai che fa 4. Ovvero, si è scoperchiato
una situazione, cioè ovvero che la cultura, lo spettacolo dal vivo, l'intrattenimento in Italia sono considerati meno di zero, meno di niente, perché tutte quelle piccole realtà che contribuiscono come dire, alla creazione di un pubblico, oppure tutti quei piccoli circoli, piccole scuole di teatro che in tutti i paesi, tutta l'Italia fanno un lavoro di quartiere, sono stati completamente dimenticati e abbandonati. E quindi ancora di più, ogni volta che durante quest'anno mi facevano una domanda, ma come va il lavoro, a me veniva su il sangue caldo, perché volevo dire, come va? Va una merda, perché non sto lavorando. Quindi che domanda è che mi hanno fatto ripetutamente in questi mesi, che come va il lavoro? Va una merda, che è una domanda che poi nasce da un'altra domanda che mi hanno sempre fatto nella mia vita e che io ho sempre odiato, ovvero che lavoro fai? Che detto a una qualsiasi altra persona, un idraulico, un medico, un insegnante, un operaio, facilissimo, faccio questo. Io no, io ho sempre un po' per pudore, perché vengo da una famiglia proletaria, quindi ho sempre avuto quasi vergogna di dire che faccio l'artista, perché nella concezione tutta italiana l'artista è quello che non fa un cazzo, ma un po' perché quando tu rispondi alla domanda che lavoro fai, dici faccio l'attore, oppure faccio il comedian, come si dice oggi, o lo scrittore, che io faccio tutte queste cose, sono, cioè oltre ad essere molto bello sono anche proprio, ho scritto 2 libri, compratemi, vi prego. La controrisposta alla tua risposta, che poi è una controdomanda, è ok, ah, fai l'attore? Sì, ma di lavoro tu che fai esattamente per campare cosa vendi? Che mi lasciava sempre un po' spiazzato, un po' incazzato. Quindi è una roba che mollavo. Quindi dicevo sempre, che cosa fai di lavoro? O sto cazzo o il carpentiere. Negli anni questa situazione in Italia non è cambiata. Che è significativo, è un dato di fatto di quanto in Italia la cultura venga considerata pari a niente. Però devo dire che in quest'ultimo anno le cose sono un po' cambiate. Io ho avvertito una solidarietà che non avevo mai avvertito in tutta la mia vita. Cioè sono andato un giorno dal panificio del paese dove abito in campagna, poco fuori Milano, e che mi chiedeva ogni volta, ma come va il lavoro, come va il lavoro? E un giorno ho detto, ma non lo chiedere più ogni giorno, perché va male di merda, perché non lavoro. E vabbè, allora mi ha offerto le brioche. Ogni lunedì mattina la panettiera mi offre il brioche dicendo, lo Stato non vi dà lo stipendio, io vi do le brioche. Che poi voleva citare la regina Antonietta, tra l'altro la regina Antonietta non ha mai detto quella frase. Oppure il meccanico, quando sono andato a fare la revisione dell'automobile, cioè la mia ragazza, non io, perché io non ho la patente, e lui ha saputo che lavoro facciamo, ha detto non ti preoccupare, pagami quando ce li hai. Una serie di persone che si preoccupano, e finalmente sento questa solidarietà di persone che dicono, beh, non è giusto, voi siete stati trattati peggio della merda. E io questo tipo di solidarietà non l'avevo mai trovata. Quindi da un lato viene scoperchiato questo vaso del Pandoro che rivela la situazione della cultura, dell'intrattenimento, del teatro, dello spettacolo del vivo, dall'altro si è creata una piccola solidarietà. Quindi la domanda è, qual è la prospettiva adesso che i teatri riaprono? Ecco, non c'è, perché da un lato riaprono i teatri, ma riaprono i grandissimi teatri, quelli che hanno avuto le sovvenzioni, il FUS, lo strafus e sto cazzo, e possono riaprire tutte le piccole e medie realtà che hanno, o i singoli e singole lavoratori e lavoratrici che hanno subito la fame in quest'anno, avranno ancora difficoltà ad andare avanti, e soprattutto apri i teatri ma poi lasci il coprifuoco alle 10, cioè che cazzo faccio lo spettacolo dalle 9 alle 9:20, via, tutti a casa. Bisognerebbe pensare anche a questo, ma nonostante Franceschini abbia avuto un anno, non c'è mai prospettiva, perché questo è il paese del lassismo, dell'immobilismo, cose che Gaber diceva 40 anni fa sono ancora tutt'oggi valide, perché non c'è mai una prospettiva. Quello che chiediamo a gran voce tutti noi lavoratori e lavoratrici dello spettacolo è un reddito di discontinuità, un reddito che vale a dire come il modello francese, cioè che, perché noi proprio per natura stessa il nostro lavoro non possiamo lavorare tutti i giorni, ma tutti i giorni nonostante questo lavoriamo con le prove, con lo studio, con il montaggio, con una serie di cose, quindi è necessario un reddito di discontinuità e soprattutto un reddito che aiuti e sostenga molte e molte famiglie, molti lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che in quest'anno non hanno potuto lavorare e che avranno difficoltà sicuramente ad arrivare alla fine del 2021. Detto questo, lavorare meno, lavorare tutti e tutte, anzi il lavoro, e come ha detto un vecchio signore anziano mentre saliva sul tram a Milano, il lavoro è l'ultima risorsa di chi non ha mai un cazzo da fare. Buon primo maggio a tutte e a tutti, grazie. Ed eccomi di nuovo qua per presentare il prossimo slot. Sono due realtà che mi stanno particolarmente a cuore, quindi sono molto contento di poterle introdurre.
Il primo intervento sarà di Anna Segre, che è un'attivista di Giusto Mezzo. Giusto Mezzo è un'associazione, un movimento che si propone con grande fatica ma grande determinazione di riuscire finalmente ad arrivare ad un'equità e una parità di generi, tra i generi nel mondo del lavoro. Mi stanno molto a cuore anche perché personalmente io faccio parte non solo di questo meraviglioso spazio, ma anche di un'associazione che si chiama Il Cerchio degli Uomini, che è molto vicina alle tematiche e alle lotte del Giusto Mezzo. Il secondo intervento invece sarà di Léon Blanchard, di Mediterranea. Mediterranea ha bisogno di pochissima introduzione, perché è una realtà che ormai da tempo, per fortuna, pattuglia i mari per poter riuscire a salvare migranti che con mezzi di assoluta fortuna cercano di fuggire dalla povertà, dalla malattia, da situazioni politiche e sociali terribili, e purtroppo trovandosi di fronte dei muri altissimi che sono i muri dell'indifferenza. Indifferenza che purtroppo causa anche gravissimi incidenti in mare, con centinaia di morti che passano nel totale silenzio. Quindi lascio la voce a loro per portarla a tutti voi. Grazie ancora. Buongiorno a tutte e a tutti e buon primo maggio. Grazie mille di averci invitato a questo corteo digitale, grazie a tutti quelli che hanno parlato prima di noi e che parleranno dopo di noi. Io sono Anna e sono qui in rappresentanza delle attiviste e degli attivisti del Giusto Mezzo, un movimento che è nato l'estate scorsa sulla scia dell'Alphabet europeo, con l'obiettivo di chiedere che la metà dei fondi destinati al Recovery Fund fossero spesi per far avanzare la parità di genere. Il movimento è cresciuto nei mesi, coinvolgendo sempre più persone, e l'ultima parte della nostra campagna, che si è conclusa ieri con la consegna del PNRR da parte dell'Italia alla Commissione europea, è stata fatta anche in collaborazione con le attiviste e gli attivisti di Uno Non Basta. Anche se la nostra campagna, come Giusto Mezzo, come dicevo, si è conclusa ieri, il nostro movimento, di cui presto vi diremo nuova forma e nome, non ha nessuna intenzione di fermarsi e continuerà a portare avanti la richiesta di politiche attive per il raggiungimento di un'effettiva parità di genere, come l'offerta diffusa di nidi e tempo pieno, il rafforzamento del welfare e il superamento della discriminazione di genere nel mondo del lavoro, partendo ad esempio dall'estensione del congedo di paternità obbligatorio e dall'equiparazione della maternità per le partite IVA. Tutte queste sono misure con una forte ricaduta sul lavoro di cura, che è quello di cui parliamo oggi e che, come sapete, si svolge nei confronti di bambini, anziani e persone disabili, ed è un lavoro non pagato e spesso nemmeno tanto considerato, ma che è essenziale per il funzionamento del sistema paese e che siamo in larga maggioranza noi donne a portare avanti. Lilo, ad esempio, ci dice che in Italia le donne si fanno carico del 74% di questo lavoro. La scelta, perché è una scelta, di non occuparsi politicamente con servizi e welfare di questo enorme bacino di lavoro. Nel 2019, ad esempio, l'Istat ne stimava il valore intorno ai 50 miliardi di euro, impedisce direttamente o appesantisce fortemente la realizzazione professionale delle donne, tarpando le ali a una forza produttiva che è potenzialmente trainante per la nostra economia, tutta, non solo femminile. Che cosa significa poi nel concreto non occuparsi a livello politico di questi punti? Per me e mio marito, ad esempio, significa che quando è nata nostra figlia, nel 2019, abbiamo diviso parte del congedo parentale facoltativo, perché ritenevamo che fosse il modo di offrirci l'opportunità di una vera condivisione del lavoro di cura nei suoi confronti. Quando abbiamo preso questa decisione, qualcuno si è preoccupato intorno a noi, calmato poi dall'idea che, beh, tanto tuo marito non ha grandi prospettive di carriera e che quindi tutto quel congedo alla fine non creava poi così tanto problema. E questo ragionamento ci ha pesato e ha reso evidente, se ce ne fosse stato bisogno, la situazione problematica in cui viviamo, che considera il congedo di un padre come poca dedizione al suo lavoro. Ma ora cominciamo anche a chiederci: e se avessimo un secondo figlio, potremmo permetterci di fare la stessa cosa?
dovremmo preoccuparci di come un'eventuale richiesta in tal senso potrebbe essere percepita dal suo datore di lavoro, che un'eccentricità passi, ma due volte vuol dire proprio che il lavoro non interessa. Pur sapendo che la condivisione del lavoro di cura per noi è stata molto importante, anche per non appiattirci sugli stereotipi di genere, ci chiediamo se ci sentiremo bloccati dal fatto che nessuna norma sarà dalla nostra parte. Io sogno che per allora le richieste del nostro movimento saranno accolte e che la legge superterà un vero congedo di paternità obbligatorio e con esso parte del cambiamento culturale necessario per arrivare a una vera ed equa condivisione del lavoro di cura. Qui mi fermo e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito tutti e tutte a scoprire di più sulle nostre richieste, che magari saranno anche le vostre da domani se non lo sono già, sul nostro sito giustomezzo.it e sui nostri social, Instagram, Facebook e Twitter, per essere anche aggiornati sulle novità che interesseranno il nostro movimento a breve. Ancora grazie e buon proseguimento e buona giornata a tutti e tutte. Ciao a tutti, anche noi di Mediterranea siamo stati invitati a partecipare a questa piazza virtuale e quindi cercherò di dare un contributo da parte dell'Associazione Mediterranea Saving Humans, che dal 2018 è in mezzo al mare Mediterraneo a dare un contributo a salvare vite insieme a tutta la flotta civile, ovvero quell'insieme di imbarcazioni, di organizzazioni che da quando gli stati hanno abbandonato il Mediterraneo alla cosiddetta guardia costiera libica, ovvero hanno sostanzialmente condannato le persone che scappano dai lager libici al destino alternativo di essere ricatturati o di affogare, appunto, si sono messe in mare, navi, organizzazioni, associazioni, ONG. E, ci sono anche aerei che sorvolano il Mediterraneo, come quelli di Sea-Watch, c'è un canale fondamentale di collegamento per tutte le persone che scappano dalla Libia, come Alarm Phone. Insieme a questa flotta civile noi salviamo vite innanzitutto perché è giusto farlo e poi anche perché pensiamo in questo modo di dare una picconata alla Fortezza Europa e a questo ingiusto mondo fatto di confini, in particolare al confine militarizzato del mare Mediterraneo. E quindi diciamo che questo è l'impegno che da diversi anni vede nel Mediterraneo uno scontro tra chi vorrebbe negare la possibilità delle nostre navi di essere in mare e sostanzialmente lo fa attraverso tutti i mezzi a disposizione, compresi negli ultimi anni, da quando una certa retorica diciamo alla Salvini, ha cominciato a venire meno attraverso i mezzi del combinato disposto della persecuzione giudiziaria, attraverso inchieste che si rivelano spesso, poi per il momento, sempre dopo anni prive di fondamento, ma nel frattempo vedono mezzi di indagine estremamente invasivi e il fermo delle navi. E mezzi burocratici, ovvero appunto il fermo amministrativo delle navi applicato sempre più spesso. Anche per questo vi chiediamo di sostenere la flotta civile, di sostenere in particolare Mediterranea Saving Humans, si può fare in tanti modi, anche con il 5 per 1000, perché salvare vite umane costa, ma vi chiediamo anche di sostenerci costruendo un equipaggio di terra. Costruendo un modo di partecipare ed essere mediterranea tutti assieme. Eccoci. Eccoci qui, siamo arrivati al termine della nostra diretta. Grazie di cuore a tutte e tutti. È stata una mattinata davvero intensa, una mattinata in cui abbiamo fatto rete, in cui abbiamo fatto condivisione. Spero che vi abbia dato, come ha dato a me, una forte motivazione.
una grande carica e nel guardare a questa primavera, a quest'estate, diciamo al futuro, io ragiono un po' a stagioni, ma diciamo a quello che al futuro che ci aspetta, spero che davvero ci sarà la fioritura di nuovi movimenti e reti che possano rifondare dei processi di cambiamento collettivi, perché l'associazione collettiva credo sia un'esigenza irrinunciabile dell'essere umano, e questo periodo l'ha dimostrato, perché istintivamente non ci siamo isolati, anzi abbiamo diciamo cercato, credo con qualsiasi mezzo, anche utilizzando la tecnologia, di rifondare la comunità, anche se per molto tempo è stata una comunità digitale. E quindi che l'associazione sia finalizzata alla ricreazione o a dei progetti di militanza, credo che sia necessario continuare a preservare i momenti collettivi e a diciamo proteggere quell'istinto naturale a solidarizzare fra di noi. Sono cambiate sicuramente le forme di aggregazione, cambieranno continuamente, spero che non sempre siano mediate dalla tecnologia, ecco, però dobbiamo ricordarci questo secondo me periodo, parlo al passato sperando che possa dirsi effettivamente il più possibile concluso, questo periodo diciamo di isolamento, credo che ci abbia insegnato l'importanza di difendere questo bisogno di riunirci, confrontarci, perché non dobbiamo cedere il passo all'omologazione delle idee, nel senso che non dobbiamo pensare di rinunciare a questi processi di decisione che progettano il cambiamento, perché se non lo progettiamo noi, il cambiamento vuol dire che la democrazia sempre di più si ridurrà a un voto, a un momento preconfezionato che nessuno può più contestare a posteriori. E con questo lancio l'ultimo contributo della giornata, che è il video della performance di Project O, tratto da Italy at Work, Donne che lavorano, a cura di Roberto Mazza e registrato per Torino Solidale. Vi saluto a nome di tutte e tutti, siamo tantissimi ad aver organizzato e reso possibile questo evento, non faccio i nomi di tutti e tutte, ma le nostre associazioni, il lavoro che facciamo parlano per noi, e quindi condividete questi contributi e andate a guardare le nostre pagine. Ovviamente ci vediamo in piazza il prossimo anno. Buon primo maggio a tutte e tutti.